sigla. Eccoci qui ragazzi, benvenuti in questa super puntata di Creator Talks. E oggi l'argomento del giorno era, avevo messo domande e risposte perché Dreddone mi doveva dire riesco o non riesco, e ho detto vabbè, allora facciamo domande e risposte per sicurezza. Poi Dredd ha detto guarda, ce la faccio esserci, anche se ancora non c'è apparentemente non c'è. Però quando, dato che avevo fatto una mega, un mega video con lui, quando si poteva ancora girare con la macchina, di 1 ora e 40, insomma gli ho fatto tutte le domande che mi venivano in mente, dopodiché non so più di cosa parlare con Dredd. Però ero curioso invece di fare una bella puntata su Twitch, per parlare di Twitch. Dato che l'altro giorno invece il buon Piero mi ha iscritto, mi ha detto Twitch, sto pensando di entrare così, e mi hai fatto anche tante domande che ho ancora io, quindi non ti so rispondere bene. Ho detto sai che c'è, fammi chiamare pure Piero, così tutti i dubbi che hai da storico youtuber ce li portiamo in live e sentiamo il buon Dreddone che dice. Poi c'era Delli che invece deve venire domani, ma ho visto che pure Delli invece aveva fatto il suo video youtuber che vanno su Twitch, cioè Twitch. Proprio dedicato un video a questa roba qui. Yep, un attimo che sto spammando un attimo. Vai, per dire spamma che tra un po' mi metto pure io a spammare. Però ecco, da questa cosa qui ho detto, cavolo, allora portiamo pure Delli. E poi ieri ho fatto una diretta col buon De Carli sul suo canale e ho visto che mi raccontava tutte le sue cose nel passare a Twitch, tutti i problemi che ha avuto con YouTube, ora problemi tecnologici con Twitch, e io gli avevo citato appunto sia te Piero che Matteo, ho detto senti facciamo una super ammucchiata e parliamo ma di questo argomento qui. Vi posso dire due cose incredibili che ho scoperto su Twitch? Incredibili. Spara. Innanzitutto che non si può fare da un laptop, io sto a casa col laptop e non col doppio schermo, quello figo dello studio, impossibile col laptop. In secondo luogo la mia connessione fa veramente schifo, quindi ho scoperto che se tu esci un secondo ce la sei tirata, praticamente vai tutta un'altra parte la gente. Se tu esci un secondo, se tu fai cosa? C'è stato un problema di connessione. Ok. Se tu perdi un secondo di connessione mentre sei streaming, okay, gli spettatori partono via in un nanosecondo, quindi bisogna avere una linea fatta di Cristo. Perché c'è un OCD dilagante ormai, quindi appena gli lasci quei 6 secondi senza intrattenimento impazzisce la gente. Sì, sì. Allora io... Esatto. Quindi l'argomento del giorno, ragazzi, è YouTube versus Twitch. E... insomma, ne abbiamo di cose di cui parlare, però prima di iniziare io due parole ve le farei dire per raccontare un po' chi siete, cosa fate e soprattutto perché lo fate. Vai, Piero, scusami Delli, non volermene, ma vai Piero. Ah, vabbè, youtuber da tempo immemore, abbiamo iniziato noi il nostro gruppo Nirchiop da 10 anni, il 20, non voglio dire una cacchiata, il 26 di dicembre, il 26 gennaio 2010 abbiamo aperto il nostro canale, ci cagava nessuno neanche di pezza, dopo pochissimo avevamo deciso di non continuare perché ognuno di noi doveva prendere la propria strada, eravamo 18 anni, quindi ognuno di noi voleva fare l'università, chi voleva lavorare eccetera eccetera, decidiamo di fare l'ultimo video che si doveva chiamare esame di stato 2010, invece doveva essere l'ultimo, invece è stato l'ennesimo 2010. Perché dopo sì, 2010 abbiamo caricato il video giusto al momento giusto, di conseguenza la gente è impazzita, conta che noi non eravamo i classici youtuber che ci sono adesso, che appena partono hanno tutte le pagine in assoluto, noi avevamo il nostro canale YouTube, punto, non c'era nient'altro, non avevamo pagina di Facebook, niente, noi lo facevamo solo per giocare. Niente, abbiamo fatto questo video, è andato una bomba istantaneamente e siamo partiti. Da allora non ci siamo più fermati, c'è chi se n'è andato, c'è chi è arrivato, eccetera, eccetera, ma da allora non ci siamo più fermati, questo è il 10° anno e adesso continuiamo ad esserci nonostante tutto. Grande Piero, quanta gente avete ora su YouTube? 1.190.000 se non erro, 1.190.000 mi coglione, mille più mille meno, adesso non mi ricordo.
Sì, sono un bel po'. Tra l'altro noi ci abbiamo messo tantissimo ad arrivare a 1 milione. Cioè, l'anno scorso abbiamo raggiunto 1 milione perché Dopo appunto 10 siamo anni, dopo sempre stati 9 anni. quelli. Sì, perché noi siamo sempre stati quelli che in realtà su YouTube non ci dovevano essere fino a prova contraria, perché non siamo mai stati come quelli che caricavano puntualmente ogni settimana, ogni 2 giorni, ogni 3 giorni. Noi caricavamo un video ogni mese e mezzo, ogni 2 mesi, e la gente era lì che ci guardava comunque. Negli ultimi 3 anni abbiamo deciso di caricare un video alla settimana perché ci rompevano giustamente a dire, raga, però voi non ci siete mai, giustamente. Scusate, ma io non so cosa sta succedendo. Teoricamente ho chiuso Chrome, ma ancora vi sento. Sì, anche noi sentiamo ancora, non so qual è il problema. Sì, ho la Ora ti rotellina chicco. arcobaleno. Ora ti chicco. Ciao. Ecco qua. Fuori dei coglioni. Scherzando. Lo dico, è il Vabbè. bello della diretta, no? Sì. E da lì, invece, io sono curioso di sapere un po' la tua storia, perché poi domani, perché poi abbiamo Delli pure domani, appuntamento dedicato ai social media invece. E ti ho scoperto, ti ho riscoperto in realtà con il buon Rick Dufer, e ho visto che abbiamo fatto la grande sfida dell'Agora Dove mi sono Dufer. inventato la geografia del mondo, tra l'altro. Mi sono divertito un sacco. Dove c'era, vabbè, il pubblico giustamente ti conoscevano tutti, ti volevano tutti bene, me odiano perché vedevano le mie pubblicità No, no, ovunque. ma a me mi odiano, eh. Questa è Ti una falsa odiano. percezione che ho avuto. Io sono il fautore di un haters vale tre fan. Io ho lanciato sto diciamo, payoff su YouTube, ma io ti racconto in breve la storia mia. Io sono della prima ora su YouTube, forse insieme ai Nirchi o po' poco dopo di loro, cioè di quelli che caricavano i video e la monetizzazione non esisteva. Cioè, questi eravamo. Era il periodo che si votava con le stelline e che c'erano i box quando ti iscrivevi e c'era la pratica dei box for box, cioè i The Jackal chiedevano ai canali di gatti di stare nel loro box in cambio di mettere nel loro box il canale del gatto, cioè parliamo di questo periodo di YouTube. Adoro. Ok? Io ho iniziato perché? Perché tentai di aprire un forum, ma tecnicamente io sono una schiappa, sono un boomer ante litteram, cioè io sono boomer dall'inizio, ok? Tentai di aprire un forum perché dai forum venivo sempre cacciato. Ho detto, cavolo, me lo apro pure io. Non ci riuscii, però, siccome notai che su YouTube si creava la stessa dinamica del forum, cioè se tu facevi il video, poi sotto le persone commentavano. Quindi io sarei stato il topic a quale avrei partecipato, l'avrei lanciato io, e sotto le persone avrei. Tant'è vero che il canale all'inizio si chiama Dellimello Forum Channel. Poi, nel corso del Cioè, tu volevi tempo. essere il forum di te stesso, praticamente. Era Sì, degli quello il argomenti che mi concetto. interessavano, senza tutto quel perbenismo Ok. incredibile. Poi, nel corso del tempo, avevo notato, mi ero creato il personaggio dall'inizio, il cappellino, gli occhialetti, una sigla del bruttissimo scena, e mi resi conto che i video che funzionavano moltissimo erano quelli dove ero particolarmente polemico. Di Riff e Chiaramente. di Raff, di Ha Riff e di scoperto Raff, pure che. Trump e Salvini questo. No, ma perché si sposa con me, cioè io sono così, fare il finto non polemico sarebbe stata una forzatura che Ah, ok, tu sarebbe. hai scoperto che questo tuo lato di te era particolarmente efficace sui social. Esatto, esattamente. Arrivo a 800 iscritti, che ai tempi era tanto, perché vi ricordo che le pagine Facebook c'erano, ma non c'erano i gruppi. Ai tempi le pagine Facebook, quando tu postavi una cosa su una pagina Facebook, se tu andavi su quella pagina vedevi proprio una persona che ce l'aveva postato, quindi era quello il massimo dello spam. Cioè, non è che come adesso che sei nella schedina community là, nascosto, non si sa dove stanno. Ok, tu stavi proprio in prima pagina, raggiunsi gli 800 iscritti e feci un video che ha definito quel mio personaggio, perché dissi, sono il grandissimo Dellimello, il più grande vlogger italiano. La gente che diceva, 100 iscritti, che vlogger Un sei? Bla 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 bla. Io facevo, io coglione! sono il più Più che la grande. polemica, proprio tauntavi la gente, era un provocatore. Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto, fratelli. E quindi facevo così, la gente diceva, ma no, che tu non sei il più grande, facevo, sono il più grande di tutti, il migliore, e tu bla 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 bla. A un certo punto poi sono cresciuto tanto, occupandomi poi di cose un pochino più serie, bla bla, battaglie storiche, forse Piero si Francesco ricorderà, Sole. Francesco Sole è una delle ultime che ho fatto prima di ritirarmi, diciamo così. Non è che mi sono ritirato, ma ho molto diminuito la presenza, però la battaglia per i feed aperti, cose che tu, caro Gianluigi, non puoi sapere. Praticamente io feci la guerra La Yotobi battaglia dei per feed i feed aperti, aperti, non so co di cosa stai insieme a parlando. Bonetti.
insieme a Bonetti, che accusavamo Yotobi e Shai di non mettere pubblici i like quando tu col canale YouTube lasciavi un like o un commento a qualcuno. E qua Dredd se lo ricorda. Bella Ciao, Dreddone! ciao ragazzi, come Oh, state? Dredd! Ciao! Mi sentite? Forte e Sì, chiaro. Dredd, ti stavo raccontando della battaglia dei feed. La battaglia dei feed in che senso, caro E Delio? infatti in che senso stiamo chiedendo? Forse pure tu sei arrivato dopo. La battaglia dei feed aperti, io e Bonetti Ah, ma contro certo, Yotobi ma e Shai. sì, me la ricordo, 10 anni fa ormai. Esatto, Me 10 anni fa. la ricordo, che era... Perché Sì. ai tempi, se un canale YouTube lasciava un like o un commento, un 30-40% del pubblico tuo iscritto al canale, se tu li avevi aperti i feed, vedeva a cosa tu avevi messo like e il commento, quindi portavi un botto di pubblico. Eh sì. Yotobi e Shai li avevano chiusi? Allora ci fu una battaglia, bordello. Era un bel periodo di YouTube quello, però dai. Senti, c'è Dredd Rick c'era. Dufer che chiede: ma qualcuno mi spiega perché Delly mi ha chiamato al telefono durante la mia diretta? Non so Sì, perché perché. volevo sapere se ero riuscito a starlo sul mio canale Twitch e ho visto che lui stava trasmettendo sul mio canale Twitch. Ho detto se anche lui aveva toccato qualcosa. Io perché una settimana fa ho messo Rick tra gli host del mio canale, cioè lui può streamare sul mio. Ah, Però ero ok, curioso di sapere se aveva cliccato qualcosa. adoro. Ok, ora mo gli mando il link pure a Rick se Aveva vuole scherzato joinare. le impostazioni. Stava giù che chiaro, cioè, io sono boomer. Sei un po' boomer da lì. Minchia, tantissimo. Un botto. Tra l'altro, ho visto Oggi... che hai iniziato a streamare su Twitch, l'ho visto l'altro giorno. Ho fatto una live dove difendevo il maestro Rosario Liccardo. L'hai difeso? Difeso 100%, ho proprio insultato chi lo insultava. Difeso, cioè, non... se tu vedi la mia live è impossibile accusarlo di qualcosa. E Ok. c'erano 300 spettatori, tra cui quelli che mi insultavano, quelli che mi volevano donare, ma io non accetto le donazioni, quindi facevo, datele ai barboni quei soldi, Sì, no, non quella a parte l'ho me. vista, quella parte l'ho vista in live. L'ho vista in live quella parte, Mi sono divertito un botto e voglio imparare a usarlo, tra un mese lo lascerò. Ma sì, certo. Non ti dai, non gli dai fiducia come piattaforma? Esatto. Come mai? Allora, penso che in questo momento sia drogata, Beh, nel certo. senso Cioè, che no, aspetta, funziona. secondo me è un po' pompata anche dal fatto che tutti stanno... Ma non Twitch, in generale il web adesso. Io no, ti L'internet. dico proprio Amazon lo droga. Io dico che Amazon lo droga Sei un complottista? perché Sì, ma Delly no, è un complottista, no, questa è la no, verità. sentite il mio ragionamento. Vai. Amazon ti permette di iscriverti se tu c'hai cioè Amazon Prime gratuitamente, fai l'abbonamento al canale e lo streamer ci guadagna. Certo. E sono, penso, tante entrate per uno streamer, quegli abbonamenti là, soprattutto per chi ha piccole nicchie più che numeri grossi, no? Allora, questa è una cosa in perdita, come Amazon, No, non è in l'e-commerce in perdita, perdita. bro. Non è in perdita. Amazon Europa è in perdita, Ah, guadagna con Amazon Web che sia in Service. perdita che sia in perdita, diciamo, l'attività, ma tu devi guardare overall quello che sta Sì. creando. Ah, sì, Amazon Web Service fa quasi il 50% del fatturato, no? 1,3 miliardi arriva da quello. Sì. Però ora che sta facendo fare le iscrizioni pagando Amazon, questo lo fa per portarci sopra la gente, no? I creators, il Certo. pubblico. Vuole Quando chiude il annegare la rubinetto, concorrenza. ti Ma non lascia a lo piedi, secondo chiude il me. rubinetto, perché lo dovrebbe chiudere? Ma è una cosa che hanno sempre fatto tutte le piattaforme, non solamente, non lo farebbe solamente Twitch, l'ha fatto YouTube, l'ha fatto Facebook, l'hanno fatto tutti in realtà. Però YouTube è risalita con la monetizzazione, Sì, YouTube è perché? risalita perché ha un bacino d'utenza elevatissimo. Se tu conti che su Facebook, neanche 5 anni fa, caricavi un video e facevi un sacco. Dopodiché Facebook ha iniziato a toglierti tutto, ha iniziato a dirti se non Organizzato. sponsorizzi non arrivi a tutti. Quindi diciamo che io non lo so, Twitch non l'ho mai capito. Olè! Buonasera, Oggi proprio il buonasera. pieno, facciamo. Che ammucchiata. Buonasera, Buonasera. Delly, non chiamarmi mai più al telefono durante una diretta perché la prossima volta ti Ma prendo e ti stavi a metto far giù. cazzate? Ma è una noia mortale, ma almeno risolvere le gravo la cosa. Ciao a tutti, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao, ciao. ciao Ciao, ragazzi. piacere. Ciao Gian, ti stai Ciao divertendo Delio. su Twitch? Sì, sto sperimentando. Infatti, tra l'altro, questa diretta nasce. Oggi era il giorno di Dread, che ci eravamo fatti, Matte, tipo 2 ore in macchina quando si poteva girare per Milano, come avevamo fatto con Eh te, sì. Eric. E quindi,
dato che Piero mi aveva chiesto, senti, vorrei partire su Twitch, mi fa delle domande cui io sono la persona sbagliata per dare risposte, ho detto ti porto no, in live. No, io non ho detto che volevo partire su Twitch. Io no, detto che stavi pensando? Gian, sai che ti do un'informazione importante allora. Vai. Io non so se tu vuoi fare la entro partner. Entro per romperti le balle. Io entro per rompere i coglioni, sai, non so se tu vuoi andare a fare la partner, eccetera, eccetera, però sappi che tu stai violando una delle policy ecco, di Twitch. Me l'ha detto già Leonardo ieri questa cosa. Non farlo perché il tuo canale non durerà tanto a quel punto. Qual è la policy? Ok, allora guarda, stacco subito tu Facebook. Tu quando entri su Twitch... Stai facendo quella cosa lì. Multi streaming. Tu non puoi fare quella cosa lì. No, fra, no, lascia perdere. Ma anche se... Twitch ti chiede l'esclusiva delle dirette che fai su Twitch. E tu eventualmente dopo 24 ore puoi ricaricare la... Aspetta, ma per monetizzare? No, sì, allora, aspetta. Il punto è che se tu già lo fai, non monetizzerai mai. Cioè, se io non so... Adesso, infatti, ho chiesto a Gian se vuole andare avanti col canale. Sei un criminale, Gian. Gian, dissociati da te stesso. Mi dissocio! Io sono d'accordo con te invece, caro Gianluigi, sono d'accordo con te. Anche perché il futuro... Allora, posso dire una cosa? Belli comunque no. Qualcuno dica di no a Belli Mello. Mi dissocio da Belli Mello. Allora, io mi dissocio in anticipo da tutto quello che dirà Belli Mello, quindi puoi dire tutto quello che vuoi. Belli, dai, parla, Belli, dai, non fare l'offeso. Dai. L'altro giorno ho fatto vedere, c'è pure scritto, quanto ho guadagnato su YouTube dal 2015 ad oggi, no? Niente. 15.000 euro. Ok. Ma... Però... Ha dato guardando... 15.000 euro, lui. Ho dato io per rimanere, per non farmi chiudere il canale. Ho visto che il video, tra i video che avevano guadagnato di più, c'era un video che era un video che hanno visto 660 persone, 660 persone, 150 euro, perché lui ha messo per un periodo i video a noleggio o in vendita. Io ho fatto un video che avevano visto 600, ecco, più o meno 500 persone, l'avevano comprato in moltissimi. Guarda, non si capisce cosa stai dicendo, Delli, che forse stanno boicottando. Stanno hackerando. Qualcuno che ha del casino a dietro. Chi è che sta crollando casa? Qualcuno sta crollando casa, veramente. Io lo sento nelle cuffie, quindi a me non sta crollando casa. È probabilmente a me che sta crollando casa. Okay. Ah, bene, auguri. In bocca al lupo, eh. Vediamo i pezzi di mattoni che gli cadono dietro. Esatto, esatto. È probabile. Ti muto un secondo, vai Delli, che io ora sono curioso di sentire la storia incredibile che ci stava raccontando Delli. Vi stavo dicendo che l'altro giorno stavo guardando i video che avevano guadagnato di più. Ovviamente c'era Ciccio Gamer, ma denunciato con 900 euro, 800 euro fatti. E poi tra i top 10 c'era un video che avevano visto 1500, erano 690 visualizzazioni monetizzate, ci avevo fatto 50 centesimi con la pubblicità, ma siccome era il periodo che YouTube permetteva di vendere o mettere a noleggio i video, quel video l'avevano comprato, era una specie di corso, vabbè, come... vabbè, ma in una caverna comunque. No, peggio, è in Abruzzo. Una connessione, Delli, nel 2020, dai. Cioè, con sti 15.000 euro investiamoli bene. Guarda che come si è bloccato. Bello. Sembra un dipinto di Klimt, però dopo un ictus. No, di è più impressionista, vedi che è un po' pixelato anche sulla faccia. Ho detto Klimt, Ari. Adesso non è che perché tu ti occupi di arte, allora devi sempre dire smettila, è Klimt. Non è impressionista. Klimt Mellov. No. Vabbè, siamo entrati a fare casino noi. Niente, Delli ci ha abbandonato. Delli l'abbiamo perso. Delli penso che lo kickerò. Delli si è frizzato per sempre. A me piace questa immagine. Che Piero ti ho mutato, ti volevo unmutare perché mi sembrava brutto che ti devo... Ok. Rick, tu che sei qui per poco tempo, il tuo passaggio da YouTube a Twitch perché? In realtà per tanti motivi. Allora, in primo luogo perché quando io dico che non farò mai qualcosa, prima o poi la devo fare. Io varie volte ho detto non arriverò mai su Twitch. E poi ovviamente la quarantena
è stata l'occasione giusta per sperimentare. Due, perché io e Ari volevamo fare qualcosa insieme di nuovo in formato video dopo un bel po' di tempo, quindi è stata l'occasione giusta. E poi in terzo luogo perché per un motivo economico, cioè nel senso io in questa quarantena, essendo saltati tutti gli eventi, io ho perso un bel po' di soldi, cioè spettacoli, conferenze, tutto quanto saltato, e quindi mi sono detto, ascolta, proviamo a sperimentare Twitch, vediamo cosa succede. Effettivamente devo dire che da un punto di vista economico è molto interessante. Abbiamo preso la partner in 25 giorni, esatto. Quindi il tempo minimo per la partner l'abbiamo presa, e anche da quel punto di vista sta funzionando, quindi e poi ci stiamo divertendo un casino. È divertente Twitch. È proprio divertente. Sì, proprio sì. Divertente. Cioè, è proprio un altro approccio. È il bello della gamification. Quindi questa chat piena di piccoli stimoli con cui coinvolgere la community sta piacendo tanto. Sta piacendo tanto anche a... cioè, io c'ho gente che ha iniziato a seguirmi su Twitch che mi segue da 4 anni su YouTube. Non è una roba facile da fare. Cioè, nel senso, un utente che ti segue su YouTube da 4 anni, se tu apri una nuova piattaforma, di solito ti sfancula. Invece sta funzionando, quindi no, bene, siamo proprio contenti. Ma lo trovate più divertente di Facebook? Dipende cosa intendi per divertente. Se è il divertimento che nel frattempo sono andato tutto. Ha sentito la parola, allora, Facebook e basta. No, il cane. Prima è crollata la casa di Piero, poi è crollato dell'imello e poi il cellulare di Dread. Sono tornato col 4G solo per voi. Grazie. Cazzo. Non so, siamo nel 2020, io pensavo che già avessi ormai il 6G Delli, cioè il più grande vlogger italiano ci avrà il 6G. Iliad, c'ho top Iliad. Non il più grande, ma il migliore. Iliad, esatto. Non il più grande, ma quello che ci meritiamo. Esatto. E, no, comunque, dicevo, che cazzo stavo dicendo? Non so, io non ti ascolto mai. Quindi... mi aveva fatto una domanda, non mi ricordo la domanda. Degli utenti... Sei più divertente di Facebook. Esatto. Ah, di Facebook. Cioè, dipende cosa intendi per divertente. Facebook è divertente come il cugino ignorante che arriva soltanto alla cena di Pasqua e prendi per il culo tutta la sera. Qui c'è divertente perché è l'amicone che inviti volentieri ogni weekend a casa. Cioè, nel senso... Ma ti posso dire una roba? Cioè, a noi tutte le volte che arriva qualcuno che ci chiede di chiedere scusa per qualcosa, che ci invita a vergognarci, piuttosto che ci insulta, di solito è su Facebook. Su Twitch ancora non è mai perché facevamo quella cosa illegale del restream che non abbiamo mai più fatto dopo quello. Mai più, assolutamente mai. Negli ultimi 7 minuti non abbiamo mai più fatto. Cioè, capito, Gianluigi Ballarani, digital strategist, che poi passate vabbè, ma tanto io ora c'avevo nessuno qui. Guarda, se vuoi poi leggere un fermo immagine e metti, se la diretta sta laggando vieni su Twitch. Gianluigi Ballarani, sei lo Stannis Baratheon dei digital strategist. Ne vado. Dread, dimmi. Allora, l'altro giorno sono stato piacevolmente ospite di Bootsers ed è chiaro che io sia la quarta testa ormai, no? Ovviamente sì. Ovviamente sì. Ma secondo me puoi scalare fino alla prima. Fino alla prima, perfetto. Del canale Twitch di Dread Valente e il fake Omi che fa finta di stare nelle live. Esatto. Geni totale. Okay. Io ero curioso di una cosa. Io oggi ho fatto una prova per vedere se avevo fatto funzionare bene Streamlabs, cioè se mandavano quei messaggini. Io Belli con Streamlabs! No, lascia stare. Questa è una consulenza tecnica proprio. Mi stai chiedendo di sistemarti le notifiche on screen? Sì, perché partivano, sentivo quel rumore fastidioso, però ho deciso che lo voglio risolvere da solo. Però se mi fate capire, perché io ci ho provato a cambiare l'iconcina di quel zombie che cammina. È facilissimo, su Streamlabs c'è proprio l'alert box, la sezione alert box, se vai giù puoi modificare le GIF o i suoni. La fate troppo facile, sarà che sto da un laptop non ci riesco. Secondo me ti stai un po' boomerizzando su web. Se sono boomerissimo. Un po'. Scusami, boomerissimo. Ma tu conosci Delli da un po' di tempo, cioè Delli è il boomer dei vlogger italiani. Sì. Cioè, io guarda, ti dico una cosa. Allora, nel 2017 Delli mi chiamò, ok? E mi disse: Rick,
ma con che videocamera fai i tuoi video? E io allora facevo ancora i video con la Canon Legria Mini, che è una handycam, una handycam che in realtà mi ha salvato la vita per un anno e mezzo, cioè nel senso io ho usato per un anno circa, poi l'ho anche passata ad Ari, lei ha fatto i primi video con quella, che è una Deli, basta rompere cose, basta, basta. Ed è fenomenale. E io gli ho detto, guarda, io uso la Canon Legria Mini, in realtà già non la usavo più perché avevo un'altra Canon, e lui ha preso la Canon Legria Mini. Lui dal 2017 fa video con la Canon Legria Mini e fa video vlog guardando lo schermino. Già il secondo video ho detto, Deli, cazzo, ma guarda l'obiettivo. Mi fa impazzire guardare l'obiettivo, è proprio, mi esce... Mi vedo bello, tra parentesi, era la stessa... Ti vedi scemo! Ti vedi era scemo! La stessa macchinina che usava Bob, eccola qua, che ci abbiamo registrato... Ma che cos'è? Ma è la Canon Legria Mini, è una roba dal 1983 bellissima, che funziona bene, cioè c'è da dire che fa... ma pure l'antenna! Ma aspetta, no, ma non è tutto finito. La Canon Legria Mini ha un obiettivo, che in realtà è molto figo, però ha una opzione fisheye, ok? Grandangolo. Ed è un grandangolo digitale, cioè nel senso è un grandangolo in realtà artificiale, certo, che è bruttissimo. Bellissimo. Deli fa lo tutti i cazzo di video con il fisheye. Ma perché ha un Deli senso? Io distorco la realtà. Quando guardo un tuo video mi sento come un pesce rosso in una cazzo di boccia. Quello deve non essere. Si fa. Bravo, hai capito lo spirito artistico. Fai vlog come Francesco Sole fa gli aforismi, cazzo. Magari. però non fai i suoi soldi. Magari. Qui c'è un dissing, devo chiamare Francesco Sole. Che boomer, Deli, cazzo, che boomer. Vabbè, ma sbagliando si impara. Non si impara mai. No. Mai. Prima mai. O poi. Cioè... No. Ora ho capito che posso registrare con la webcam da OBS, sembra una tecnologia incredibile. Pazzesca, eh. Comunque non a caso l'unico fantastico col telefono, eccolo qui. Guarda, io a Domenico voglio un bene dell'anima perché è una persona meravigliosa, però cazzo, se devo pensare a una persona che in anni di YouTube si è immeritato completamente tutte quelle views, è lui, cazzo. In realtà meritatissime. Non ha mai innovato niente, non ha mai cambiato linguaggio, mai fatto Deli vaffanculo. Io ho un brand, Rick, si chiama brand. Questo. Bravo, bravissimo. È perché Deli Mello è un gran pezzo di brand, cioè nel certo, senso questo non c'è alcun dubbio. Che poi io non sono stato sulla palestra, io ho un canale chiuso per truffa e spam, perché rubavo le visite alle canzoni di Sanremo. Io facevo 1500 euro ogni Sanremo, aspettavo come se fosse Natale. Che significa? Cioè ricaricavi le cose? No, praticamente io... Senti qua, una settimana prima compravo TV Sorrisi e Canzoni e vedevo i titoli delle canzoni e chi le faceva. Okay. Preparavo tutte le recensioni delle canzoni basandomi sul titolo e su chi le faceva, senza averle ascoltate. Appena il cantante finiva di cantare, avevo perso una settimana nell'indicizzazione, una cosa mostruosa. Cioè erano 2 minuti video, una settimana all'indicizzazione. Quando finiva la canzone, usciva la canzone ufficiale del cantante, quello sulla Rai è il mio sempre primo, un botto di visite, eccetera. Ma ero intoccabile. Un anno sbagliai perché rubai le copertine dal canale Twitter della Rai. Truffa e spam. Grave errore. Fuori classe. Spettacolare. Quindi non puoi più lucrare su Sanremo adesso. No. Cazzo. Peccato. Spettacolare. No, peccato. Piango, guarda, piango. Erano 1500 euro che nell'anno sapevo arriva. Quando arriva a febbraio... Ah. No, però ecco, io adesso spezzo una lancia in favore di Deli Mellov, anche se è molto... Però devo dire che non ho mai conosciuto uno sperimentatore così estremo degli algoritmi di YouTube. Cioè, lui ha fatto veramente delle robe che se guardi alla superficie dici questo qua va messo in galera. Appena vai un po' oltre la superficie, vai a guardare quello che ha fatto, devo dire che io ho imparato un sacco di roba da Deli. Ho imparato un sacco di roba. Tipo? Quindi... Ma anche cose legate proprio al come si indicizzano video, eccetera, eccetera. Io ho anche comprato quel corso che lui ha citato. No, te l'ho regalato, mi sa. Ma me l'hai regalato, giusto, me l'hai regalato. Sono stato un privilegiato. E quindi in realtà lui ha veramente forzato la mano. E continuo a farlo, ora pure su Pornhub, tra l'altro. Bene. Non so se avete visto il mio video. Avventura di Pornhub, che ce la stanno scrivendo in chat. Ah, vedi?
Praticamente volevo sapere come funzionava la ricerca, l'algoritmo di ricerca di Pornhub, perché non c'è nessun documento tecnico. Hai fatto delle, hai, cioè, tu hai fatto delle ricerche per capire se ci fossero documenti tecnici che ti spiegassero l'algoritmo di Pornhub? Sì, non c'è. L'SEO su Immaginavo. Pornhub. Non c'è. Allora ho detto, mo, devo provarlo io. Come al solito, sperimento su me stesso, tra parentesi mettendoci la faccia, perché potevo fare mille giri, ma per poter Ma fare la solo la monetizzazione. faccia. C'è la faccia su Pornhub, cioè nel senso, per No, no, fortuna sono solo quella. cioè, c'è la tua faccia su Pornhub? Sì, 11 video, 160.000 visualizzazioni, tra cui un video dove critico Rocco Siffredi ha fatto 60.000 Ma vado a visite. vederlo dopo. E Cioè, sono dopo il mio video vedilo. Mi ha preferito di portato Pornhub. la discussione su Pornhub. Il mio payoff è ho fermato più seghe del Papa. Top. Mi dispiace. Voi immaginatevi un povero Cristo, ok, che va su Pornhub e dice: Ok, adesso voglio vedermi un bel pornazzo con Rocco, Jenna Ace e un altro paio. Prende, cerca, arriva e gli Telly Mello. vedi la faccia di Daily Mail. Cioè, Questa cosa in inglese si Telly chiama non è solo cock che potrebbe aver blocker. sì, esatto. uccidere una libido per la vita. È quello il problema, capito? Cioè, uno non si fiderà mai più del porno per colpa tua. Però vi dico una cosa. Permette la monetizzazione più di Twitch se ci pensiamo in Vabbè, secondo sì, Pornhub Solo che monetizza le un donazioni sacco. non te le danno in denaro, in altre cose, ma non vogliamo entrare nei particolari. Ora dico una cosa a Gianluigi che capirà. Referral marketing di Pornhub. Se qualcuno diventa modello verificato attraverso il mio link, io prendo 50 dollari. Ma per vedersi tutto il tuo video? No, basta che lui clicca sul mio link. Fa l'iscrizione a Pornhub come modello verificato. Io prendo 50 dollari No, perché lui è il ma modello verificato. Fine. questo ho capito, è l'affiliazione, ma non ho capito perché uno dovrebbe passare dal tuo link. Cioè, qual è il riferimento? E poi il riferimento nel Corso fare gratis video su su Ora ti dico una Pornhub. cosa. Vi dico un segreto che non mi ha detto a nessuno. Vai. Ho fatto aprire a 7 coppie il loro canale Pornhub. Io me li gusto, vedo come crescono e cose. Ogni tanto gli do un suggerimento. E su Twitter, tempo fa, ho gestito una porno star. Sei come Liccardo. Sei un cazzo di social media manager del porno. Sì, cazzo, dovevo specializzarmi. Infatti poi è diventato social media manager del PD e quindi siamo lì, insomma, raga, cioè, nel senso, ha Più o lavorato meno. col PD, Community manager della pagina manager, PD siamo lì, nazionale. stesso settore. Però è Spettacolo. figo, però, poi ve lo racconterò. Magari una puntata con Dread sui booster ce la facciamo su Pornhub. Va bene, perché no? Faccio su Pornhub. Ne riparleremo volentieri. Senti, la Così un altro chat. canale morirà. Certo, così il giorno dopo. La chat Top. chiede di Piero, vuole sentire Piero. È ancora No, mutato. incredibile. Non si Più boomer di me. sente. No, mi sa che l'aveva mutato. No, no, io ho tolto il muto. Però abbiamo avuto tanti problemi prima di iniziare questa Non diretta. sentiamo Piero, non sentiamo. Perfetto, Vabbè, è stato se sai il linguaggio bello. dei segni, prova a parlare. Esatto. Questo si capisce. Vabbè. No, non si Vabbè, sente. è stato Prova a bello, Piero. uscire, e rientrare nella stanza. Bravo, stessa cosa che ho Solamente detto io. che Whereby purtroppo c'ha il problema di uscire e rientrare. Vi dico una cosa da informatici che ci stavamo dicendo prima dietro le quinte, che ho capito da un film che si chiama Skyscraper. Cioè, ci sta. Sì, Spettacolo, bellissimo. spettacolo, Dwayne Johnson. Spegni e riaccendi. La logica è incredibilmente facile. E Spettacolare film. funziona sempre spegnere e accendi su qualsiasi cosa. Incredibile. Incredibile. Io quel film sono andato a vederlo al cinema quando ancora si poteva andare al cinema a vedere i film. E c'è quella scena. Io ho quella scena perché io sono io adoro The Rock, adoro l'ignoranza della sua Sei una fisicità. fangirl Sono una di The fangirl Rock. di Dwayne Johnson, che peraltro è uno degli influencer più Cioè, geniale. incredibili. Lo seguo su Instagram, è pazzesco. E c'è quella scena in cui lui salta dalla gru e si aggrappa al balcone della finestra del palazzo, che io ero tipo così. Ah, il cazzo l'ha fatto veramente! Esalta, è bellissimo, è un film Bellissimo. Ma lui è un straordinario. genio nella gestione della sua immagine perché lui proprio riesce a passare come personaggio per famiglie e se c'è lui, bambini, genitori, voglio andare a vedere lui. Infatti lui è il personaggio totalmente asessuato, se guardi. Lui Sì, non sì, c'è, sì. in tutta la sua filmografia non c'è una scena neanche vagamente erotica, in Un nessuno dei film che ha Scorpione fatto. magari, però. Vabbè, ma è Lì il sì. film che non è erotico, quindi fa cadere comunque tutto a All'epoca priori. poi era ancora un wrestler, quindi. Esatto. Quindi io sono convinto che se togli le mutande a The Rock, lì sotto è come Ken di Barbie, non c'è niente, non c'è Niente, un'altra. c'è un dosso. Esatto. Sì, Un sì. dosso. O ci sono degli addominali.
No! Che schifo! Che immagine orrida! Oddio, che immagine orrida! Che schifo. No, che quello schifo. È Delli, dicono dalla chat, non so. Oh, a proposito, ragazzi, parlando di gestione d'immagine, vi devo suggerire una serie incredibile. Forse Rick l'ha vista, parlando però. Di gestione di immagine? Sì, sì, The Last Dance. Mm. No, mai sentito in vita mia. Ah no, quella di Michael Jordan, quella su Jordan. Sì. Ah, ok, sì, ma... è un documentario, ok. Il documentario. Sì. Ma quella su ma quella che è su Net. Netflix. Sì, su Netflix, sì, sì, sui sì. Chicago Bulls. Sì, sì, l'ho cominciato a vedere in realtà, non capolavoro mi ricordo il totale. Guarda, nella quinta puntata c'è quella parte in cui spiegano l'affiliazione di Jordan con la Nike, mm-hmm. e lì capisci chi è il vero genio che ha trasformato la pallacanestro, l'agente di Michael Jordan. Sì. Lui ha fatto qualcosa che nessuno nel mondo dello sport ha mai fatto prima, cioè ha trasformato lo sport nell'ambiente di un personaggio coinvolgendo le aziende e quindi il sistema economico di uno sport di squadra geniale guarda, mi sta piacendo proprio tanto, devo vedere vediamo la sesta. Vediamo se Piero riesce. No. Forse devi cambiare, guarda che forse nelle impostazioni hai selezionato il microfono sbagliato, Piero, prova a guardare. Guarda la rotellina e seleziona il microfono. Magari hai sbagliato a selezionare il microfono. Sì. Rotellina in alto a destra. Ragazzi, io vi saluto che vado a cena. Che poi adesso andiamo anche noi, che dobbiamo cenare anche noi. Gian, ci sentiamo. Adesso sì. Ciao, sì. Delli, grazie. Ciao. Bella ricerca. Ciao, Delli. Ciao, Delli. Ciao. Allora. Vi abbandoniamo anche noi adesso, che andiamo a preparare la cena anche noi. Grazie mille per l'ospitata veloce e fugace. Grazie a voi per il salto. Buona ciao, serata ragazzi. A tutti, ciao, buona continuazione. Ciao. Ora che non c'è Delli possiamo parlare seriamente. Sono contento. Adesso. Oh, adesso ti si sente, che meraviglia. Sei contento che sono usciti? Meno male, dai. Sono contento che sono tolti dai coglioni. Delli. Non gli Delli puoi è un dire pazzo. Niente a Delli. Delli è un pazzo, ragazzi. È un pazzo. Ma che poi ho visto che... Lo conosco da tantissimo. Io non sapevo fosse così conosciuto, invece, tra gli YouTuber. Perché... Molto no, Delli, Delli è una... Cioè, tipo una living legend, in realtà. Cioè, quella persona che c'è sempre stata e ha sempre fatto questo. Cioè, le stesse cose, nel senso, cioè, ha sempre avuto lo stesso mood, sempre le stesse... La stessa parlantina, sempre la stessa roba e ha sempre... Io lo vedo sempre un po' come un Sgarbi, in realtà. Mm. Cioè, lo avvicino sì. A quella persona, non so perché. Però è, cioè... È millenario. Sì, ma più che altro anche perché sembra cattivissimo, però poi in realtà è super buonissimo. Tranquillo. Sì. È super tranquillo. Sì, sì, un grande caciarone, poi non siamo niente. A me fa super ridere. Io l'ho scoperto proprio con il buon Rick che c'era... che ha fatto questa agorà, due contro due che si scontravano su argomenti a caso. Io mi sono... scontrato contro Delli che diceva cose senza senso e non so come ha fatto a finire con un pareggio, cioè, senza proprio sei riuscito a pareggiare con Delli, guarda, non è facile. Però dipende di chi era il voto. Ah beh, certo, sì, dipende pure chi ha votato. Sì. C'era un amico di Delli che ha votato per Delli. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi. Invece adesso tornando un attimo all'argomento del giorno, perché comunque effettivamente sono veramente curioso, Matte, di sentire un po' la tua sul passaggio, perché ti ricordi quando ci siamo fatti quella chiacchierata in macchina, ti avevo fatto qualche domanda su Twitch. Sì. E tu mi hai detto guarda, Twitch è una roba che anche io ora ho lasciato perdere perché devi starci 4-5 ore al giorno. Esattamente. Ma guarda, ti dico, il passaggio che ho fatto io è stato, ne parlavo tra l'altro in settimana scorsa in una mia live, mi sembra, perché comunque la gente appunto, dato che gli streamavo l'anno scorso, poi avevo smesso e poi ho ricominciato adesso, perché il motivo principale è perché mi servivano stimoli nuovi, perché dopo 10 anni di YouTube un po' sentivo il peso del tempo e mi serviva qualcosa di completamente diverso. Twitch è completamente diverso. Però non mi ricordo chi stava dicendo prima dell'approccio su Twitch, forse Rick, credo. Sì. E è molto difficile, devo dire, veramente complicato. Soprattutto tenere un ritmo, perché sul video devi concentrare le persone in 10 minuti
poi fa pure così in 10 minuti, tanto la gente rimane più o meno là. La live e poi dura. Tantissimo lo fa magari il taglio, cioè tu sei un maestro, certo. Su questo fai delle robe veramente, certo. Pazzesche. No, guarda, secondo me su Twitch conta tanto di più il carattere che le capacità tecniche, sono abbastanza convinto. Cioè tu puoi essere pure bravissimo a fa tutto, però se sei noioso la gente se ne accorge su Twitch perché ti vede senza tagli. Certo. Non ci sono i tagli, cioè non c'è edit, non c'è niente, quindi devi convincerli col carattere, che è molto complicato. Cioè come farsi degli amici nuovi, difficile. Beh, amici che ti conoscevano perché eri sempre in tiro, esatto. E ora invece, esatto. Sei senza trucco. Esattamente. E devi piacere anche senza trucco, senza il trucco del taglio, della sceneggiatura, del... E c'è pure un linguaggio molto diverso su Twitch. Io mi sto imparando da poco, anche se poi io ho una teoria e poi ne parliamo magari del fatto che siamo nella preistoria del social network, cioè siamo ancora agli, certo. Inizi, quindi mancano ancora tanti contenuti che stanno arrivando e quindi tanto pubblico che comunque cerca cose diverse, che non cerca il ciao Darwin di Twitch, capito che ti voglio dire, che quello che ora guarda, vedo in realtà. Sì, no, adesso c'è Ivan Grieco che lo fa sì. Ciao Twitch, che è un format simile a Ciao Darwin, e, però in realtà la gente, le cose che gli piacciono di più sono i format televisivi sul web, cioè sì. Su quelli che funzionano più, perché sì, perché già c'hanno la nomea, tra virgolette, no? Se ci metti dentro le persone del web esplodono. Io ovviamente. Ne sto preparando uno, tra l'altro, non diciamo nient'altro, poi no, se lo racconto. Un gran segreto. Va bene, sì, va bene. Sì, va bene. Sì. Dopo spoiler, almeno allora. Ti dico, io Twitch l'ho scoperto un po' per caso con il gaming, ma poi ho scoperto una persona meravigliosa che si chiama Matteo HS. Lui è un grande. Mi ha proprio dato uno spaccato di realtà nuova. Cioè, nuova, sì, perché sì. Io conosco, diciamo, ci andavo da ragazzino spesso l'estate in Umbria, nelle Marche, che sono proprio delle persone estremamente pane e salame in senso buono, cioè non è che sono fanni fighetti, sono proprio certo. pane, vino al vino. E lui ha portato sta roba su Twitch, mi ha fatto volare e ha spaccato, cazzo. Poi non so quanto ci abbia messo ad arrivare a quel seguito, però è eccezionale. E mi ha fatto volare perché relativamente tempi recenti anche il padre si è messo a twitchare. E lui mentre fa le sue cose, perché penso faccia, non so che lavoro fa, però mezzo manovale, si mette lì a fare i suoi lavori in live con la gente e dice, oh babbo, salutami, e lui che saluta. Ma è fantastico. No, più che altro Twitch secondo me ti dà la possibilità veramente di fare tutto. Su YouTube sei un po' più legato al contenuto, secondo me. Però su Twitch, se fai... O poi ovviamente se fai una cosa che non interessa, a prescindere. Cioè, quello c'è poco da fare. Però secondo me ti dà più libertà di portare effettivamente quello che ti pare. Perché la gente comunque ti segue più perché sei tu rispetto a quello che porti. Poi, parere mio, magari sbaglio. Però è proprio questo quello che mi spaventa un po' di Twitch, in realtà. Perché? Il fatto che... Cioè cosa? Non lo so, perché... nel senso, il fatto che la gente ti segue perché sei tu, nel senso, io perché ne so, io sono attore, quindi non riesco a vedere, cioè, devi saperci fare su Twitch, devi avere già un tuo personaggio da poter migrare, diciamo, su Twitch, come l'esempio per esempio di Dread, come l'esempio di tanti gamer o anche gente che sta facendo talk show o altro. Mentre invece, che ne so, io parlo dal punto di vista magari di un gruppo che secondo me si può classificare quasi come analogico rispetto che a Twitch, capito? Perché comunque una sceneggiatura, scrivere una sceneggiatura, fare un chuck, organizzare una ripresa, un'esterna, eccetera, eccetera, è molto, molto diverso dal dover fare una live su Twitch. Per dire, anche noi abbiamo un format che si chiama Caffè, che è un format, è un talk show pre-registrato con i tagli o altro. Io non so effettivamente quanto ci starebbe su Twitch, capito? E questo è quello che io cercavo tante risposte. Guarda, io adesso ti dico, con Boosers, non so se conoscete il gruppo mio che stava parlando prima con Dellimello, in cui siamo conosco. Io. Sì. Ci siamo io. Racconta. Siamo io, Maurizio Valente e Omiatol. Ora Omi è un po' meno presente perché vabbè c'ha un canale suo che è abbastanza enorme, che fa un po' più fatica a gestire, però vabbè, sono altri discorsi. E noi abbiamo avuto, tra virgolette, il problema non è tanto
che format porti è tanto quello che la gente si aspetta di vedere, perché tipo su, noi su Boosers, su YouTube siamo facevamo, perché poi ci siamo fermati, abbiamo preso una pausa, facevamo dei format che però uno dei punti forti era l'edit, cioè era come erano editati, quindi la gente vedendoti in un altro modo fa un po' fatica ad abituarsi, però s'abitua. Il fatto è che loro si aspettano, magari qualcuno si aspetta di vedere la stessa cosa da YouTube a Twitch, ma è chiaramente impossibile, cioè è proprio impossibile. Quindi secondo me ci stanno dei format che possono essere rivisti per Twitch, ma certi format non sono adatti, anche se sono fortissimi su YouTube. Dipende tutto anche da come li prende la gente. Valente, esatto. Chiedono quello del poker? No. Ok, oh, leggo la chat. Ambasciatore, no. Non porta pena. No, non conosco nessun Valente che gioca. Neanche magari... io, però vabbè. Non conosco giocatori di poker. Vabbè. Maurizio Valente, il maledetto Valente, famigerato. Maledetto famigerato Valente. Madonna, quante risate. Quante risate, vi conoscete ragazzi. Da un po', mi sa, tu e lui, vero? Tantissimo. Ha fatto da regia, ha fatto da regista il nostro primo film autoprodotto. Ah, minchia. Da tornare amico, quindi sì. Sì. Quanti anni fa? 10? Tanti anni fa. È un po', eh. No, forse 8 anni, 7-8 anni, sì. Sì. Quando si chiamava Justice Poetry, faceva poesia. Sì, lui faceva video poesia. Come Francesco Sole? No, un po' diverso. No, ah, okay. Un po' diverso, sì. Ok, no, non so, io non ho presente. Te, però... te Gian, da quanto avete iniziato su Twitch? Qui su Twitch da 40 giorni, credo. 45 giorni. Vabbè, sì, allora... Sì. Beh, ma era inizio aprile? Sì, sì, con no. La... No, quando abbiamo iniziato? Secondo me abbiamo iniziato a fine febbraio. Okay. Addirittura. Sì. Da un sì, po', sì. Comunque. Sì, abbiamo... Vi siete ambientati? Ma allora, diciamo che l'idea era, cioè sto ancora capendo bene come funziona Twitch, però per ora abbiamo fatto questa roba qui, dato che nel frattempo ho fatto quella roba di cui avevamo parlato in macchina, ovvero che ho cambiato i canali e l'ho messo in inglese, sì. Cosa che per ora è drammatica perché su Instagram mi ha fatto precipitare l'engagement. Io te l'avevo detto, eh. Sì, me l'avevi detto. T'avevo avvertito. Anche se poi non mi ricordo, perché ti ricordi che avevamo parlato pure del secondo canale su YouTube? E parlando proprio con Michelle, dato che lei ci stava dando una mano lì con i video, mi diceva che il secondo, aprire un altro canale ti busta il, cioè ti dà più visibilità. Allora, dipende. Cioè, nel senso, io secondo me se apri un secondo canale per essere boostato, nel senso che va bene... E ci devi avere un primo canale da un po' di tempo con già tanta gente. Cioè, tipo io, il mio primo canale, paradossalmente faccio meno fatica a fare un video che fa tante views sul secondo canale, che è un decimo del primo, perché il mio primo canale c'ha 11 anni, 10 anni, mentre nel secondo canale che ho creato ci stanno solo quelli che effettivamente vogliono vedere quel contenuto e ancora non sono dispersi perché il tempo ancora non è passato. Mentre nel primo canale mio, ovviamente essendoci 1.300.000 persone, magari 200.000 ti seguono per una cosa, 200.000 per un'altra, 50.000 per un'altra, 50.000 per un'altra, mentre sul secondo canale tutti seguono perché hai aperto il secondo canale, quindi tutti cioè, si guardano pseudo proprio. Tutto più o meno, esatto, è più fisso in quel senso di views, però se vai a riparare quello che ha fatto il tempo in pratica. Eh sì, esatto, ti prendi, poi il secondo canale in realtà l'ho aperto anche perché vabbè, volevo portare cose che sul primo canale non avrei mai portato. Quindi un po' mi sentivo anche tagliato, nel senso pensavo che cazzo vorrei portare sta cosa, però secondo me sul primo canale non funziona. Infatti ho aperto il secondo e poi ha funzionato. Sì, che questa cosa mi ha sempre incuriosito. Tu ne hai più di uno, Piero, o ne avete solo uno di canale? No, noi abbiamo aperto il secondo canale, ti sto parlando forse di 7 anni fa, 8 anni fa, abbiamo aperto un secondo canale, non ci abbiamo mai messo nulla dentro. In realtà vuoto. Qui è difficile, non ci siamo quasi mai spostato. Sì, è vuoto, vuotissimo. Okay. Si chiamava, non mi ricordo neanche come si chiamava, penso un po'. Non ci abbiamo messo nulla dentro perché, te l'ho detto, siamo forse fin troppo analogici, forse per il discorso proprio che noi su YouTube non ci dovevamo essere.
capito? E non lo so, sotto certi punti di vista siamo quasi miracolati, capito? Perché per tantissimo tempo non abbiamo messo contenuti, abbiamo lasciato andare un pochettino il canale, poi siamo spariti da YouTube per mesi, ma veramente tanti mesi, perché Facebook andava molto ma molto meglio, YouTube aveva qualche problemino, quindi abbiamo fatto video su Facebook. Dopodiché la gente su Facebook era diversa da quella a cui eravamo abituati o altro, comunque le cose cambiano puntualmente, giusto? Certo. Allora abbiamo deciso di ritornare su YouTube, perché su YouTube magari potevamo mettere un cortometraggio. Chi ci segue sa che noi siamo molto, molto affezionati ai vari cortometraggi. Noi facciamo video cazzarissimi, però ogni tanto ci teniamo a ficcarci dentro un cortometraggio con un significato, i David di Donatello, eccetera, eccetera. Quindi sì, abbiamo aperto un secondo canale, ma non siamo mai stati informati su niente. Cioè, se voi adesso li chiamate, li si chiamano boomer? Boomer si chiamano? Sì, esatto. Vedi, questa domanda anziano, è da boomer, capito? In effetti. Beh, anche sì. Siamo tutti boomer. Io sono sempre stato abituato a chiamarli anziani, però effettivamente sì, anche, cioè, di questo, tutto quello che succede su YouTube anche, noi non siamo mai stati informati. Non lo so, è quasi come se vivessimo su, avete presente la stanza dello spirito e del tempo di Dragon Ball? Sì. Noi stiamo nella stanza dello spirito e del tempo. Facciamo quello che dobbiamo fare, ci scriviamo la sceneggiatura, giriamo, eccetera, eccetera. E utilizzate YouTube però come un canale un canale di distribuzione, praticamente. Cioè non... Bravissimo, tramite la nostra società abbiamo fondato un SRL, una videoproduzione, con tutti i vari crismi, eccetera, eccetera. Ci occupiamo anche di altra gente, altri creator dell'agenzia che tu conosci benissimo, sì. Gian, quindi vari test Masazza, cioè abbiamo girato tanta roba anche per altri, quindi per dire, siamo, sì, alla fine è come se fosse la nostra vetrina, la nostra, certo, grandissima vetrina, dove diciamo la usiamo come palestra per la singola professione, perché io sono attore, Anna attrice, Nico è un regista sceneggiatore, Gabriel scenografo, quindi in realtà noi le grandi produzioni, grandi o piccole produzioni che facciamo, le facciamo quasi per metterci, per fare palestra, nel vero senso della parola. Abbiamo bisogno di fare un cortometraggio, vogliamo presentarlo ai David Donatello, raga, presentiamo ai David Donatello, non lo presentiamo ai David Donatello, ma sì, dai, facciamolo. Gabri si specializza in questo, io penso alla parte attoriale, eccetera, eccetera. Quindi è per questo che l'altra volta ti chiedevo informazioni su Twitch, perché anche tra di noi ne stiamo parlando, visto il periodo storico. Ed è complicato, però è molto, molto interessante, anche perché, se proprio devo essere sincero, YouTube ha molti problemi adesso. Cioè, se ti fai un giro nelle tendenze, io non riesco a capire, forse sono io che sono ignorante, ma le tendenze di YouTube io non le capisco più. Ci sono troppi video di canali che non sono italiani anche. Cioè io vedo arabi, armeni. Ne parlavamo oggi con i nostri. Gianna ha sbroccato i dev per questa storia. Perché noi abbiamo un'app che stiamo per lanciare, che farà una sorta di social feed con diversi social, tutti su una feed unica. E dicevo, cazzo, ma è possibile che da YouTube mi pescate tutti i canali armeni? Ma c'è stato un periodo che su YouTube ogni settimana c'era in tendenza, mi sembra, tipo una serie TV, tra virgolette, però molto amatoriale, ma tipo ghanese o angolana, non mi ricordo. Sì. Te lo ricordi? So che c'è stato quel periodo? Sì. No, è incredibile, una volta a settimana assurdo. Usciva il loro episodio dal Ghana e c'era in tendenza in Italia, perché la gente si andava a vedere. E io vedevo anche pagine di Facebook, fan club italiani di questa serie, ma veramente incredibile. Allora è una cosa reale, cioè non è un problema di YouTube, è veramente che c'è un sacco di gente in Italia. No, il fatto è che se uno crea un gruppo Facebook con 3 milioni di persone dentro e tutti quelle 3 milioni di persone si vanno a vedere un video dell'Australia, il traffico è italiano, quindi in tendenza andrà in Italia. È quello il fatto. È assurdo. Tipo, quindi più andavo in tendenza... Ultimamente c'era Vulpita... Non lo so, non si un po'... No, vai. No, c'era tipo una canzone rumena, aveva fatto tipo 4 milioni di views. E io non lo capisco. Ecco perché anche tra di noi ne parliamo, diciamo, scusate raga, ma come cazzo è possibile che non ci sono 4 video italiani nelle tendenze italiane? Non lo so... E quindi secondo noi YouTube qualche problemino lo sta iniziando a dare. Però Dread, a te vedo spesso in tendenza, sbaglio? Ma in realtà anche oggi dovrei essere tipo io ti ho beccato subito in tendenza sull'app, dall'app che stavamo testando, quindi neanche dall'account mio il video, ottimo. Quello che hai fatto
su Licciardo, Riccardo, se così, quel povero. Vabbè, lasciamo stare quel tipo. E no, in realtà la tendenza, secondo me, cioè, dopo un po' capisci come entra in tendenza. Ci stanno certi video che dici, sì, com'è, sì, possibile che non c'è andato. Cioè, magari a me capitano video che fanno 300.000, 400.000 senza tendenza, magari in un giorno ne fanno molte di più rispetto a un video che mi è finito nono in tendenza, senza motivo, quindi è un, certo, po' inspiegabile. Però se più o meno capisci come funziona la tendenza, ci metti veramente poco. Adesso però, Matt, ci devi dire quindi come funziona la tendenza. Dipende dal pubblico, cioè devi capire cosa... cioè quale contenuto funziona con il tuo pubblico, quello è il concetto. Certo, più funziona, più è sicuro che va in tendenza. Cioè io avevo una serie, esatto, che si chiamava Vodka Pong, che andava benissimo. Però sapevo che quando mettevo quella entravo almeno nei primi 5 della tendenza, perché la gente se la vedeva tanto, è normale. Poi metti un video che sai che non andrà in tendenza, cioè che sai che magari può andare meno, e quindi cerchi in altri modi, metti il titolo che è più accattivante, la copertina è più accattivante, però là è tutta questione di capire il pubblico che cosa fa. Ma per andare in tendenza, questa è una domanda, poi rispondo alla tua domanda che mi hai fatto di Twitch, che ero curioso pure della tua opinione. Per andare in tendenza comunque devi avere centinaia di migliaia di subscribers? No, anzi, io vedo molto più spesso persone che hanno pochi iscritti, cioè ci capita, non so effettivamente quale sia l'algoritmo che ti ci manda, perché come ti ho detto magari un video c'ha 500.000 e non ci va, un video c'ha 90.000 e ci va sullo stesso canale, quindi no, in realtà non dipende dagli iscritti, non so da cosa dipenda, cioè so solo che se capisci il tuo pubblico come funziona, riesci più o meno a capire come entra in tendenza. Comunque di base parte dal tuo pubblico, cioè sì, nel senso, anche se hai pochi iscritti, se funziona bene su quel pubblico te lo manda in tendenza? Non c'è un automatismo sicuramente, perché comunque in tendenza quanti posti sono? 50 mi sembra, il numero preciso di numeri, una roba del genere. E quindi non c'è un automatismo, poi è ovvio che non è matematica. Secondo me c'è anche un tratto di casualità, ovviamente. Allora, ti stavo dicendo prima quella roba di Twitch, quindi da questa cosa qui che abbiamo fatto di cambiare i miei canali in inglese, però no, dato che comunque una buona community ce l'avevamo, se non è community comunque dei bei numeri in Italia ce l'avevamo, anche se diciamo i contenuti che avevo fatto io erano sempre più orientati all'utilità, quindi come fare questo, come fare quest'altro, è un po' il discorso diciamo nel marketing e nel business, quindi non è che la gente mi seguiva per sapere i cazzi miei, mi seguiva per avere delle informazioni, qualcosa di utile, quindi ecco. Da questa cosa di comunque lasciare orfano tutte queste persone, tante che non parlano l'inglese o che hanno difficoltà a seguirmi in inglese, questa è la cosa che ho riscontrato, che immaginavo già ovviamente, certo. Però ecco, da questa cosa qui abbiamo detto è un peccato comunque non far crescere questa nostra community, perché seppur era grande per il target, perché era imprenditori all'inizio, e alla fine gli imprenditori in Italia sono quelli che usano anche il digitale, però a questo punto abbiamo detto, dato che è una cosa che ci piace creare contenuti, perché non creiamo questo format che stava mezzo funzionando, era la cosa che stava andando di più sul canale YouTube, che sono il podcast con altre persone, tipo quello che avevamo fatto noi, sì, sì, che tra l'altro io sono molto cioè credo molto nel contenuto lungo, proprio perché io sono fatto così, sono uno che è difficile che riesco a... Non sono un attore, non sono un comedy, quindi è difficile... Però anche tu sei anche abituato magari a fare conferenze, a cose del genere, sì, quindi comunque c'è quell'impostazione lì. Ho quell'impostazione lì, cioè è difficile... Proprio, ecco, sì, sicuramente il mio modo anche di parlare nasce dal fatto che magari comunque una conferenza almeno un'ora, cioè dura, è quella, non certo, è che sono 5 minuti, infatti ho difficoltà se mi chiamano magari... un'intervista, una cosa che devo dire in 5 minuti, poi magari lo dico, però le cose di cui trattiamo sono così complesse che è ultra riduttivo fare... Che bella Nala! Si infila, vedete che mi ha portato? Bellissimo! Ha portato la palla! E quindi ecco, questa cosa qui. Poi invece ho visto il mitico Montemagno che parlando di argomenti simili ai miei è riuscito invece a creare quelle pilloline che poi non è che ti danno il vero contenuto, però che ti ascolti volentieri, certo, o almeno che hanno funzionato così per
il pubblico, ed è riuscito quindi ad avvicinare ad argomenti che chiaramente a conferenza di un'ora o comunque il video di mezz'ora, perché io facevo sempre video di mezz'ora, ci devi avere voglia per ascoltarteli, e quindi sono anche per un pubblico minore, perché se fai una roba di un minuto è un discorso, se fai di 30 o di 2 ore è un altro, e ho visto che aveva funzionato. Detto questo, la cosa che abbiamo fatto è sempre contenuti lunghi, perché un format come questo è lungo, però ho capito invece che Twitch può essere lo strumento in cui le persone si guardano contenuti più lunghi, se chiaramente sono interessanti. E quindi da questo mix di queste due cose, che da una parte abbiamo abbandonato l'italiano, dall'altra contenuti lunghi, in italiano li volevo continuare a fare, anche perché conosco un sacco di gente interessante, come per esempio questa sera o il progetto che stiamo facendo qui su Creators, non abbandonare, ecco, l'audience italiano, ma anzi intensificare, perché alla fine abbiamo creato così tanti contenuti in questi 40, 50, non so quanti sono, giorni, che... che questo è l'approccio che stiamo avendo. Detto questo, ho visto che stanno funzionando questa roba qui dei programmi, e quindi c'era una vecchia idea, che tra l'altro ne avevo parlato con il buon Sole, giusto perché oggi è già uscito, di questa cosa qui, che lui è super pop, super mainstream, e mi aveva condiviso una mezza idea che ora stavamo rielaborando per fare proprio un format dedicato a Twitch, che sia più televisivo piuttosto che il podcast, che questo alla fine è un podcast video. Certo, sì. No, ma su Twitch i contenuti lunghi in realtà sono premiati, perché Twitch è una piattaforma in cui più è lunga una roba, più la gente è felicissima, perché lo prendono proprio come, cioè almeno per quanto riguarda magari l'ambiente mio, lo prendono proprio come compagnia. Cioè loro stanno lì, ma c'è anche la possibilità, tante persone magari mi dicono io studio, c'ho la live muta, però stai là che te muovi, ogni tanto metto l'audio, e così è come se stai al bar con qualcuno, cioè è proprio un fatto più di compagnia. Poi ti ho detto, bisogna anche vedere quando finisce questa situazione, quando si torna alla normalità, poi la gente che si risistema tutti gli orari, che si risistema, già tanti a me mi hanno cominciato a scrivere che hanno ricominciato magari a studiare più intensamente o qualcuno ha ricominciato a lavorare, quindi bisogna anche vedere tutta questa disoccupazione totale, sì. che ha avuto, ho letto che Twitch ha avuto tipo un più 50% da quando è iniziata la quarantena, ma secondo me ti parlo di un dato di un mese fa, quindi ora sarà è di più. Secondo me è anche 150%, dico. Proprio tanto proprio cresciuto, cioè a me fa piacere, perché comunque è una piattaforma diversa, c'è la possibilità di fare cose diverse rispetto a magari YouTube. Però appunto c'è da vedere poi con la gente che ha gli orari, che si deve svegliare 6 per andare al lavoro, come fa, come si gestisce il tempo libero, perché adesso il tempo libero è 24 ore praticamente. Per molte persone sì. Per molte persone ne hanno risentito, anche parecchi canali su YouTube, perché sono cambiati totalmente gli orari. C'è molta gente ha iniziato a sperimentare, se prima tu uscivi ogni venerdì alle 15, metti un video il venerdì alle 15, ti fa la metà delle views, allora là inizi a capire che forse devi cambiare orario, quindi vedevi tanti canali che hanno messo 2-3 video la settimana per riuscire a capire magari l'orario, ma io penso difficile. Che si era sfasato tutto, sì, si era sfasato tutto, perché la gente aveva tempo, ti arriva il feed, certo. Tu fai vabbè tanto, c'ho lo guardo la giornata. Dopo. Esatto. Ma io ho visto anche tanta gente che, cioè un sacco di persone si sono rigirati gli orari, cioè la gente ormai stava cominciando a vivere di notte. Sì, esatto, paradossalmente facevi più numeri dopo le 21. Sì. Sì. Scusate se mi sono oscurato, però purtroppo il sole se n'è andato. Adombrato. Perché tra l'altro, Dread, tu stai, cioè tu e Michelle, che è la tua ragazza, vi state alternando su Twitch, giusto? Sì, praticamente, allora adesso appunto costa, perché allora noi l'idea iniziale era avere due postazioni, poi è successo quel che è successo nel mondo e un po' siamo bloccati con l'organizzazione ovviamente, e adesso facciamo a turni, nel senso che io streammo dalle 11 di mattina fino alle 3:30, 4 massimo, e lei si fa la parte serale. Ok. È un po' sacrificata la vita di sì, da 11 non vi vedete. No. No. Dalle 11 tra le 11 e mezzogiorno inizio e finisco verso le 3:30, 4. E com'è come fascia oraria quella? Guarda, io l'ho scelta perché avendo anche YouTube e editandomi i video io, ho la necessità che comunque
posso streamare la mattina fino al pomeriggio, però ci trovi il tempo per editare i video. E soprattutto la sera, io sono sempre stato abituato che la sera è il momento in cui mi rilasso, perché ho finito la mia giornata. L'anno scorso ho abbandonato Twitch anche per il motivo che secondo me avevo sbagliato orario, perché lo facevo la sera e quindi arrivavo poi stanchissimo, e quindi era più uno stress che altro. E come fascia oraria è normale, secondo me è più tranquilla, c'è meno gente. C'è meno gente in generale, c'è anche meno pubblico ovviamente, perché è pomeriggio, quindi c'è mattina proprio, pomeriggio-mattina. Poi adesso che appunto ricomincia tutto quanto, magari slitto un'ora in avanti, perché poi la gente comincia a vedere i social dalla pausa pranzo in poi. Allora, Fra si è diventato nero, tu stai diventando nero piano piano. Aspetta, faccio un... No, non posso fare niente perché... Aspetta. Ora entra la gente che ti vuole vedere perché ti muovi, vedi, funziona. Adesso muovo anche un po' la telecamera, okay. Quadro cose. Sono più illuminato da una luce chiaramente artificiale. Ora sei perfetto, sei bellissimo, Matt. Lo so. Senti, ho occhiaie che mi arrivano qua. Eccolo qui, torna pure però. Senti, ti voglio chiedere questa cosa qui del... di Twitch, secondo te Twitch come lo vedi ora che finirà la quarantena? Secondo me la gente comunque, vorrei dire grazie, ma sembra una parola abbastanza brutta, però sfruttando il fatto che comunque stai a casa, secondo me si sono anche abituati a stare su Twitch. E ci sarà un calo, ma secondo me il calo è solo perché la gente fa altro, non perché la gente se ne va. Cioè la gente che entra su Twitch magari qualcuno non se lo guarderà più, però ho visto anche tanti che ormai l'hanno presa come abitudine. Cioè io adesso, sì, paradossalmente io adesso se mangio, pranzo, cena, qualsiasi cosa, accendo Twitch, non apro più il video di YouTube, perché mi è entrato nell'automatismo di aprire una live per vedere qualcuno in tempo reale cosa sta facendo. Quindi secondo me la quarantena continuerà comunque a funzionare. Sì, perché una delle robe di Twitch secondo me che è più veramente più impattanti è il fatto che sono in live, cioè per quanto su YouTube hai contenuti che finché non muori potresti guardare video, però è sempre quella roba che non sai se è un video attuale, non, comunque non è in diretta, comunque non è di oggi, capito? E tu lo stai vedendo oggi. Quindi tipo io ora guardarmi un video di 3 anni fa, a meno che non sia proprio un contenuto che ho interesse di approfondire, cioè lascia anche il tempo che trova. Sì, perché Twitch ti dà proprio la possibilità di Twitch, che secondo me è quella cosa in più, è che se io dico una cosa e è una cazzata o è una genialata, la gente in diretta mi può dire guarda che secondo me o hai detto una cazzata o sei ingenio. Cioè c'è proprio quel rapporto con le persone, cioè domanda risposta, cioè io dico una cosa, la gente risponde, poi io gli rispondo, quindi sono molto più inseriti all'interno di quello che fa qualcuno, ovviamente, perché fanno parte più o meno di quello che fa qualcuno. Sì, assolutamente sì. Ma anche perché c'è tutto, in realtà c'è tutta la televisione da depredare come ascoltatori, perché lì certo. Quanta gente c'è che guarda la televisione in diretta, perché c'è Giletti in diretta, tipo. Esatto, capito? Sì. Infatti io faccio le previsioni, no, che io credo che ora, cioè spero, penso, non lo so, che arriveranno pure dei contenuti di più alta qualità su Twitch, senza voler niente, cioè nel senso, se qualcuno si organizza, Twitch oggi ti dà la possibilità, io questo lo ripeto proprio perché lo ripeto a Fra, perché dico investiamoci, facciamo qualcosa, cioè ti dà la possibilità di avere un canale uno 100.000 canali H24 oggi, certo. Cioè tu puoi mettere se ci investi puoi mettere il palinsesto che vuoi, ma addirittura anche se non ci investi, che io Matteo Acchese l'ho scoperto, che Fra amico guarda questo e ho visto che lui faceva maratone di giorni, il primo che ho visto, sì, 40 sì, giorni, guarda, ha fatto questa roba pazzesca, che poi era, mi sa, l'estate scorsa, non so, forse addirittura 2 estati fa o l'estate scorsa, che era partito all'inizio, che era il suo canale basta, solo che gli era proprio partita questa roba della maratona, e quindi finché la gente donava lui doveva stare in live. È stato costretto a montare un palinsesto da H24 gigantesco, che ha portato avanti tipo 2 mesi. Adesso sta facendo la stessa cosa più o meno Dario Moccia, sì, credo. Ho visto. Dovrebbe ancora essere in live, credo,
non lo so, poi non so se è riuscito a finirla, non credo. E, però è una cosa che funziona, ma è di una difficoltà estrema, veramente estrema. Vabbè, più cristiano a dover competere, cioè, come dire, adesso la gente è come il carosello quando era nata la TV, no? Che dopo una certa ora staccano la trasmissione. Vero. E invece adesso tu porti adesso una persona a fare un palinsesto, a fare quello che faceva una televisione. Per questo dico, se si organizzassero, cioè oggi tu hai la possibilità di avere un, quello che dicevo pure prima, Piero, che stavi dicendo tu del fatto che utilizzi YouTube come una vetrina, cioè se uno ragionasse proprio in questi termini, che effettivamente è un medium, cioè un canale di distribuzione di un contenuto, e rispetto a YouTube che invece nasce proprio come sto settando sotto un lampione alla ricerca della luce, c'ho un lampione che mi fissa, quindi l'unica cosa che posso fare. Quindi ecco, il discorso è questo, che se uno invece lo vede proprio come un canale di, cioè è un canale che tu hai, è uno strumento tecnologico. E facevo l'esempio del buon Berlusconi, che lui aveva dovuto fare i magheggi per riuscire ad andare in contemporanea su tutte le televisioni con le varie cose nazionali, con le varie cose regionali, oppure delle radio. Cioè tu, per avere una cosa come questa senza neanche il video, ti dovevi andare a comprare una frequenza radio, cioè, e pagare fior fior di soldi, imbastire, mettere su studi. Cioè oggi chiunque invece può avere una televisione internazionale, anzi quanti canali vuole. Quindi questo è il discorso dello strumento, purtroppo, anzi forse per fortuna, cioè il motivo per cui tanti ragazzi come noi, e anche diciamo che magari neanche hanno la possibilità di comprarsi tutte le varie strumentazioni, e riescono comunque a fare numeri, tipo io penso a Omi, che me ne avevi parlato tu, e prima l'assistente di Facco me ne aveva parlato, Michelino, e mi ha detto, c'è uno che va in giro con una cassa e se tu doni poi si sente la tua voce in giro. Allora, quelle idee geniali che c'hai solo se sei una determinata persona, e che sicuramente defunzionano. Però ecco, questa cosa qui è la testimonianza che veramente in questo stage super iniziale, primordiale di Twitch, tu veramente puoi catalizzare l'attenzione di milioni di persone, anche se non hai una televisione, cioè che poi è già stata la rivoluzione di YouTube, oggi è la rivoluzione di Twitch, se uno riesce a entrare in quest'ottica. Ma anche perché secondo me, scusami, mi sento un secondo in ritardo. Vai tranquillo. Dicevo, una cosa che forse potrebbe aiutare è proprio il fatto di che più o meno tutti, ognuno di noi, quasi ognuno di noi a casa una smart TV, o comunque potrebbe comprare una smart TV, cioè dovrebbe comprare una smart TV, che magari su Twitch c'è l'opportunità di creare, anche come quello che stiamo facendo noi adesso, però immaginate un vero e proprio studio, tipo i programmi TV che fanno sul serio, su Twitch. Quindi la gente, al posto di accendere su canale 5, potrebbe accendere Twitch. Quindi questo è un grande pro di Twitch, per esempio. Cioè io, da utente consapevole che non guarda TV, o meglio, adesso guarda TV perché tra tutte queste cose qui, la maggior parte dei canali, anche su YouTube che seguivo, hanno smesso di fare video perché la maggior parte non si possono vedere o altro, mi farebbe piacere accendere Twitch e vedere magari chi seguo in TV mentre mangio, mentre faccio qualsiasi cosa. Quindi questo è un ottimo, è vero, non ci avevo pensato, quello che avete detto. Ma infatti la cosa apprezzabile di Twitch anche rispetto a uno YouTube, secondo me, è proprio la dinamica di come è strutturato. Cioè che quando tu stai un canale, per quanto a sinistra hai gli altri, però tu stai su un canale, non è un video che stai guardando e magari c'è qualcuno in quel momento in live. Quindi la sfida è proprio creare un'abitudine, cioè creare l'abitudine e creare, come sai che alle 9 c'è Striscia la Notizia su canale 5, tu sai che a quell'ora ti puoi aspettare quel tipo di contenuto. Esatto, no, Twitch va molto sulle abitudini delle persone, cioè se le abitui che ogni giorno, infatti Twitch secondo me premia molto la costanza, cioè devi essere veramente tanto costante, perché se non sei costante la gente non si abitua ovviamente, però se ogni giorno sanno che alle 5 del pomeriggio tu fai quello, alle 5 meno 10 già stanno sul canale tuo. Costanza e frequenza pure, no? Costanza e frequenza, certo, sì.
cioè devi streamare tanto sempre, praticamente. Devi essere una televisione. Essere una televisione. Una domanda, volevo fare una domanda a voi. Secondo voi cosa ha sbagliato YouTube? Perché YouTube non è diventato Twitch? Ma per quanto riguarda proprio come lo social streaming, ma perché streaming. Ma sullo streaming, perché non è una piattaforma che è specializzata sullo streaming. Cioè è ovvio che se YouTube ha video e streaming non darà mai il 100% della sua organizzazione sullo streaming. Guarda, Twitch c'ha miliardi di cose. Cioè io appena ho aperto il canale ero confuso in una maniera devastante, perché puoi mettere mille cose, poi devi imparare da zero ad utilizzare un programma di regia praticamente, perché più o meno, poi non so che programma usate, però sì, io uso OBS e più o meno lo devi capire come programma. Poi c'hai tutte le parti degli alert, le GIF, i suoni, cioè devi essere una macchina praticamente, devi essere YouTube. C'è proprio una barriera all'ingresso tecnologica su Twitch. Sì, assolutamente sì. Non è come fai il video dal telefono e lo carichi. No. Ma il fatto che YouTube non è Twitch è perché è specializzato su altre cose. Avrebbe mai fatto successo con due cose. Impossibile. Cioè, se Twitch mette la possibilità di caricare video, non funzionerà mai come funziona YouTube, perché è specializzato sulle stream, secondo me. Poi sì, ha completamente senso. Allora, cioè, dato che Matteo Lesti just cheered 10 bits, mi spiegate sta cosa? Io non ho capito che vuol dire. Che ti ha appena dato dei soldi. Oh, che bello. Però perché a volte ci sono gli euro e a volte i bits. Perché i bits, allora ti dico, i bits è un regalo, che nel senso compra dei bits, cioè tu puoi comprare un milione di bits, se vuoi proprio vabbè, un milione forse troppo. Stonks. Esatto, e poi con questi bits che ti compri puoi regalarli agli streamer. Le donazioni sono, te do un euro praticamente. Cioè i bits è come se fossero un oggetto che te lo danno, che però ha un valore economico ovviamente. Mentre gli euro, mentre i soldi normali e le donazioni sono semplicemente donazioni. Ok. Diciamo che i bits sono la moneta di Twitch, se vogliamo metterla in questo modo. Ok, perché sai che io facevo questa cosa che Rick diceva, me l'ha detto ieri Leonardo De Carli, mi ha detto che era contro le policy di Twitch di streamare su più canali. Io non ne avevo idea. Perché non hai letto i termini e condizioni? Sì, li ho letti tutti. Non hai letto quel lunghissimo contratto? Ho letto 37 pagine di contratto di Twitch. Due volte. E Facebook ha copiato questa funzione, le chiama Stars. Strano, non è da Facebook fare queste cose. Esatto, ha copiato completamente questa cosa. E quindi, tra l'altro, negli ultimi giorni queste live, le talks su Facebook mi raggiungevano 70.000 persone, 80.000 persone, una cosa incredibile, perché qualcuno aveva iniziato a tippare queste stars, quindi questo è lo stesso meccanismo. Però ecco, ora io comunque sono per Twitch, perché effettivamente rispondo pure alla domanda che hai fatto Piero, l'avevano fatta pure in chat, dicevano qual è la differenza tra streamare su YouTube, Facebook e Twitch. La risposta che penso sia proprio... E hai centrato il punto, Matte, dicendo che effettivamente Twitch nasce per questo. E quindi tutto quanto gira intorno a questo. Non ci sono altre distrazioni. Facebook è il parco giochi delle distrazioni. Ma come le dirette su Instagram? A me non piacciono le dirette su Instagram, perché cioè hai 2000 persone che in 10 minuti entrano e escono, boom, perché hai troppe cose da poter fare. Invece qui è come una televisione, comunque sai che sono format lenti, sono format in tempo reale, non è che ti puoi guardare le storie, scorrere la feed all'infinito, puoi cambiare canale come fai con la televisione, quindi la competizione è tra canali lenti, mentre Facebook puoi leggere la posta, guardare le foto, messaggiare, guardare le robe, puoi fare qualsiasi cosa. Allora c'è qualcuno che ci sta cercando di spammare, se volete spammare dovete donare, perché almeno lo legge il messaggio invece di fare questa cosa dei bits. No, invece è comparso lo stesso. È comparso lo stesso, vabbè. Sì, ci informano dalla chat che c'è il buon Gischianto che dorme da 2 mesi in live. Sì, ma poi voglio dire, ci vogliono togliere ascoltatori a noi. Questo è un altro argomento di cui ti voglio parlare, della pre-partnership, che è una sofferenza, è come la gravidanza. Mi sembra. Allora, non so voi in che tipo di situazione siete. Siamo affiliati. Siete affiliati, ok. Sì. Ma allora,
sempre affiliate marketing, sempre. C'è Michelle che ha aperto il canale suo poco prima che io ho riniziato, quindi a fine marzo, e ovviamente lei, avendo già un pubblico, ha spammato sui suoi social e la gente è arrivata. Solo che Twitch l'ha vista un po' male questa cosa e l'aveva shadow bannata, nel senso che quando andava in live Twitch diceva: cazzo, ma è un canale nuovo, è possibile che magari fa... Poi non servono miliardi di numeri, bastano 200 persone per fare innervosire Twitch, e quindi l'aveva shadow bannata perché era strana come cosa. Non so se voi sia successa una cosa del può genere. Può essere con il restream, col fatto che facevo, che tutto passa da restream.io, può essere che vede la source del restream e ci penalizza. Da domani può la essere. Tolgo. Cioè, il Twitch secondo me è molto... vuole essere molto sicuro di quello che fai. Infatti le policy sono molto strette, non puoi fare tante cose, non puoi fare appunto multistream. Cioè, Twitch è un po'... Cioè, con le regole è bello prima pesante, donna. Però... sì, un po' prima donna, un po' prima donna. Tutto per lei. Esatto, però ci sta. Però funziona, un motivo ci sarà, immagino. Può essere questa cosa. E come l'hai risolto, Michelle? Scusami, prendendola partner. Perché diventi automaticamente, cioè diventi un canale verificato, quindi Twitch sa della tua esistenza e non può bloccarti se fai tante views. Ok, ok. La partner si risolvono tutti i problemi che hai. Vabbè, beh, noi abbiamo questo rischio dello shadow ban, per ora non ce l'abbiamo avuto. No, invece sì, secondo me, perché questa cosa del restream, io... Ah, quel restream... Guarda, te ne accorgi in un semplice modo. Tra l'altro c'è successo anche a noi sul canale di Melagodo di Twitch appena l'abbiamo aperto. La prima streaming eravamo in feed, proprio sui canali a sinistra, quelli online, e a un certo punto siamo spariti, anche se eravamo online, però nella feed non ci potevi trovare. Anche se cercavi il nome non esistevamo. Perché ovviamente un ban serio, quasi. No, è sempre shadow ban, perché ovviamente su Melagodo la gente comunque la spostiamo più o meno, e magari fai quella stream che c'ha 2000 persone la prima e Twitch un po' si innervosisce un pochetto, sì. Ok, Piero, vai, scusami che eri... Sì. Dicevo, una cosa che mi piace di Twitch è che uno dei problemi seri che stavamo avendo appunto prima dell'esplosione di Twitch in generale, almeno secondo me, era la soglia dell'attenzione, come hai detto tu prima. Cioè, molta gente aveva la soglia dell'attenzione veramente, ma veramente bassa. Cioè, stiamo parlando che un video, io ti parlo di YouTube, perché YouTube è quello che ho sempre fatto, dopo i 3 minuti... calava vertiginosamente, cioè la gente usciva già dopo 3 minuti, anche se il video era il più interessante del mondo. E con Instagram, con tutto quello che c'era poi altro, si stava abbassando ancora di più. Cioè, per dirti, c'è tantissima gente che dopo 15, 20, 30 secondi chiude il video, e invece magari si sta aumentando questa cosa della soglia dell'attenzione. Quindi io sono già abituato al fatto di vedere Gian in live per 1:20 e dirà: mo mi godo la live di Gian o altro, cosa che su YouTube stava succedendo con i talk che si stavano creando, esatto, come Space Valley, come magari il nostro format o altro, che però se superano anche la mezz'ora, critico. Cioè, se superi mezz'ora sei veramente... i numeri scendono vertiginosamente, così magari su Twitch non avviene. Sì, io faccio magari sempre massimo anche, cioè, di 2 ore si guardano 15-20 minuti. Comunque, giusto, Matte, per dire una cosa, mi dicono: mi è capitato stasera, non vi trovavo, sono riuscito a entrare solo tramite il link. Quindi siamo shadow bannati. E niente, vabbè, aspettiamo. Abbiamo pasticciato. Ho fatto una cazzata. Se devono fare gli errori per capire, giusto, come funziona. Giusto, io sono, anzi, cerco di fare tutti il più possibile, così certo, più errori possibili tutti insieme. se sopravvivi, allora è una cosa positiva. No, comunque ti dico, secondo me il prossimo su Twitch che spaccherà è chi, non so come, con un po' di tecnologia riesce a ricreare il Grande Fratello, ma di vita vera. Cioè, chi avrà le palle di fare sta roba qua, secondo me arriverà a spaccare. Allora, ti dico, secondo me lo faranno almeno in 15, secondo me, perché è proprio la cosa base di Twitch, secondo me. Cioè, io vedo, quando vedevo il Grande Fratello 10 anni fa, poi non l'ho più visto, non mi guardavo il Grande Fratello, mi guardavo il canale che lo mandava in onda 24 ore al giorno su Sky, perché c'erano 24 ore al giorno il Grande Fratello e tu te lo potevi vedere 24 ore al giorno. Quindi è un'idea che secondo me arriverà molto appena appunto si torna in una normalità,
secondo me come format sarà secondo me uno dei prossimi che vedremo in generale. Io sono troppi segreti. Metti le telecamere in ogni casa, una regia, in ogni stanza, una regia che poi è OBS, ti basta OBS. No, che poi, esatto, sì, basta OBS, basta un tasto, e tu, ragazzi, andiamo in cucina, e vai in cucina. Cioè, la gente impazzisce perché sta dentro casa tua. È pazzesco. È veramente pazzesco questa cosa qui. Che? È cioè, l'idea del secolo, te la sei buttata così. Così, no, ma la sanno tutti. Stiamo aspettando qualcuno. No, cioè, devi trovare qualcuno che ha le palle e gli apparecchi per farlo. Esatto, un conto è dirlo, un conto è farlo. Sì, sì. Infatti ti dico, io una perversione che ho è fare proprio mentre lavoro condividere tutto, solo che devo superare un po' di limiti. No, ma ci sono delle cose che non si possono condividere, sono tante cose sensibili che... Infatti se uno mette la telecamera che, cioè, ti riprende ma non riprende lo schermo, è quello già un compromesso che puoi fare. Perché sennò ho una stanza buia dove puoi fare le chiamate losche. No, però tante cose sensibili, tipo i clienti, noi firmiamo comunque dei contratti, non è che possiamo dire le cose dei clienti, cioè c'è delle condizioni di privacy. Però infatti chi andava nel Grande Fratello non è che stava lì a lavorare, stava lì a non fare un cazzo per 100 giorni. Cioè questa è un'altra cosa. Che di fatto è pure quello che ha fatto, cioè Omiadol andava in giro, condivideva tutto. Tutto quanto, che è un modo, cioè un nuovo modo anche di vloggare in realtà. Se ti vai a fare una vacanza e tieni sempre la telecamera accesa, cioè è un altro, ti apre delle nuove frontiere sicuramente Twitch da questo punto di vista. Assolutamente. Quello, Piero, ti dicevo, se voi siete dei professionisti in questo, cioè la sfida qui secondo me, oltre che dire mi faccio il mio canale per portare gente lì, potrebbe essere come struttura, come azienda, come gruppo di professionisti, che ci possiamo inventare per questo tipo di opportunità, per essere live. E come giustamente diceva Matte, prendete qualcosa che ha funzionato in TV, che magari vi ritrovate con le vostre corde, quindi magari sul comico, sulla capacità di sceneggiatura, cioè un qualsiasi tipo di cosa, e lo potete ricreare, anche perché voi avete dei talenti, delle capacità, dalle riprese a, suppongo, la regia, la sceneggiatura, che... Comunque gli streamer non hanno, cioè no, esatto. Gli streamer fanno numeri con delle idee e un'esecuzione di idee molto semplici, sì. Capito che ti voglio dire? Invece secondo me c'è grande spazio per inventare, poi chiaramente come tutte queste cose qui vuol dire uscire da una tua zona di comfort, perché 1.300.000 persone su YouTube è una bella zona di comfort che io non avevo. Sì, ma neanche tanto, Cioè, neanche tanto, perché alla fine il numero, come ha detto prima Dredd, ti chiamo per Nick perché è più figo. Sì, sì, sì. Ma anche Matteo è un bel nome. Sì, sì. Io chiamo Dredd quando voglio fare il coatto. Dredd, perché... No, però se avessi un bel nick, mi puoi chiamare tipo il Cavaliere della Notte, capito? Che roba... bello, sarebbe un bel nick. L'ho già sentito. Esatto, no, dicevo, mi sono scordato quello che stavo dicendo. Dei numeri del zone. Ah, sì, esatto, con gli anni c'è tantissima gente. Tu in realtà, ma moltissime aziende vedono il numero dei tuoi iscritti, ma non vedono minimamente quante views fai. Per esempio, ci sono canali che hanno 1 milione di iscritti, che però sono in caduta libera, che magari 1 milione di iscritti l'hanno avuto 4 anni fa. Sono morte totalmente, quindi comunque continuano a fare contenuti non visti, diciamo, da tantissime persone. Diciamo che ognuno di noi ha la propria fetta di pubblico che sei sicuro al 100% che la prendi. Nel senso, io sono sicuro al 100%, posso anche scorreggiare per un'ora, per 10 minuti mettere il video su Facebook, su YouTube, scusami, se ho un bacino di utenza che mi segue fortemente di 300.000, io la base è 300.000, quindi quel video farà 300.000. Poi il plus è la gente che poi viene dopo, che la maggior parte, infatti se vai a vedere anche le analytics dei canali YouTube o altro, il 40, il 50, il 60, il 70% sono non iscritti al tuo canale. No, è vero, è vero. Visto. È vero. Esatto, cioè in realtà l'iscritto al canale non ha moltissimo peso, diciamo, ha più peso il tuo bacino di utenza. Di chi sei entrato, diciamo, nel giro del dell'algoritmo, perché io ho scoperto che non sono iscritto a tanti canali che però seguo con passione,
perché comunque, te li trovi in home page? Sì, perché li avevo cercati o me li ero trovati, eccetera. Però tanto, cioè, non, infatti non ho capito bene la differenza tra quando sono iscritto e no, perché comunque se YouTube vede che io guardo dei video, me li continua a riproporre, esatto. Senza. Ma guarda, io non mi iscrivo a un canale su YouTube da penso 3 anni, perché tanto mi guardo i video e poi vado in home page e comunque mi spuntano. Cioè, in home page, cioè l'home page ti fa vedere quello che effettivamente vedi molto più rispetto alle tue iscrizioni. Quello che segui praticamente. Sì, esatto. L'algoritmo cerca di essere più preciso rispetto all'input umano. Esatto. E, Matteo, io ti volevo fare qualche domanda proprio su Twitch. Cioè, tipo, quali sono i limiti? Che tu dicevi a tanti limiti. Ti faccio un esempio, la musica, si può mettere la musica non credo che abbia non ci sono problemi di copyright musicali, da quello che ho visto, cioè sotto quel punto di vista no. Il fatto è che YouTube lì è un po' diverso, perché la utilizzi per creare un video, mentre su Twitch stai ascoltando la musica, cioè non stai lucrando su quella musica lì, mentre su YouTube fai il ragionamento del sì, però senza sta musica bla bla bla. Quindi però te sai la... che pensavo, proprio per rimanere un attimo sulla musica, che cioè oggi il limite del podcast per fare radio, immagina le radio funzionano con parlato più musica. Se io volessi fare una radio, cioè avere il mio canale radio qui su Twitch, se non ho problemi di musica faccio, cioè ho fatto la radio praticamente. Ma praticamente sì, ma guarda, secondo me prima o poi magari metteranno delle... Un attimo, sì? Io devo mangiare. Arrivo. Giusto. Arrivo. Un quarto d'ora. Va bene. E che stavo a dire? Che stavo dicendo? Mi sono perso. Stavo dicendo prima una musica della radio. Comunque se vuoi buttare Michelle in live... No, che sta in live anche lei. Ah, ok. Sta in live da lei. E secondo me il problema del copyright per adesso non c'è su Twitch. Cioè, non esiste. E arriverà prima o poi, boh, non lo so. Per adesso, sotto quel punto di vista, non hai dei paletti. I paletti ce l'hai più sul linguaggio, più su quello che fai vedere, su queste cose qua in realtà. Il linguaggio, però sento un sacco di bestemmie io su Twitch. Le bestemmie perché ancora non sono, le bestemmie non sono punite ancora. Forse perché vogliono fare recuperare tutto il trash che aveva vietato YouTube. Sarà una strategia. Che c'è comunque, ragazzi, cioè, leviamoci dalla testa che hanno levato la fetta cattiva di YouTube. No, cioè, no, assolutamente. Da morire, forse proprio queste cose questi provvedimenti che hanno usato in realtà sono quelli che hanno distrutto, cioè? La piattaforma. Che intendi? I provvedimenti vari, Adpocalypse, comunque restrizioni pesantissime o altro che ha dato YouTube all'epoca, hanno distrutto determinati canali, c'era gente che si strappava i capelli. Adesso c'è gente che non se ne frega nulla e comunque parecchie volte le trovi anche in tendenza, cioè trovi in tendenza quelli che bestemmiano. Io l'ho trovato in tendenza, assolutamente sì. Quindi YouTube in realtà non ha avuto l'effetto che desiderava, e forse quando è successa l'apocalypse ha deciso di usare queste cose molto molto forti in un momento totalmente sbagliato, perché in confronto a quello che c'è oggi in alcuni canali, i canali scatenati di questa apocalypse in realtà pettinavano i coniglietti in confronto. Per chi non sa cosa sia, tipo me, come funziona? Cosa è stato questo YouTube Apocalypse? È un apocalypse, nel senso YouTube successero delle cose in America, principalmente anche con immagini antisemite, su PewDiePie, immagini antisemite, Logan Paul che andò alla festa dei suicidi in Giappone e prese tutto, cose del genere. Da lì poi in pratica YouTube ha deciso di levare la monetizzazione, la maggior parte ha deciso di controllare tutti i tuoi video, se c'è una parolaccia, se c'è un brand visibile, se c'era qualcosa ti bloccava monetizzazione. Quindi tu immagina tutti i canali che erano nati, che facevano 150.000 euro l'anno, si sono trovati a farne 2005, capito? Perché non monetizzavano più da 150 video, ma monetizzavano da 3 video. Certo.
Quindi è successo tutto quel macello lì, però alla fine non hanno risolto niente, hanno semplicemente penalizzato quasi tutti i canali, perché adesso veramente stiamo ai piedi di Cristo, come si dice a Taranto sotto un certo punto di vista, penalizzatissimi, devi stare super attento, mezzo strike, sei distrutto. Quindi in realtà non hanno avuto quello che cercavano, secondo me. E questa cosa dopo un po' si vede, cioè se ti vai a spulciare bene YouTube, c'è tanta gente molto che ha capito come fare, capito? Per e come si fa? La vera domanda è: a chi danno fastidio le bestemmie? Agli advertiser? Sì, molto. Cioè, ma c'è tipo qualche direttore creativo che va da YouTube e dice: no, mi hai messo la pubblicità, no, c'è stato, dopo la bestemmia. No. Io ricordo che era scoppiata da una cosa del genere. No, ma guarda, è molto probabile che, cioè, se appunto fai, che ne so, un... soprattutto adesso che hanno cambiato un po' le policy di YouTube sulla monetizzazione, adesso sono un po' più... cioè, adesso ti fa dire le parolacce che dici. Cioè, quando carico un video ti fa di... ho un linguaggio lievemente volgare, che dici cazzo e merda. Un'autodichiarazione. Esatto, una dichiarazione, dici, guarda, io dico solo cazzo e merda, puoi modificarlo, cioè puoi monetizzarlo. Cioè che dici, questo contenuto non è adatto ai bambini, è quella spunta lì, giusto? Sì, ma ne hanno aggiunte delle altre, cioè il tuo contenuto non è adatto ai bambini, e poi sulla monetizzazione ti fa dire il linguaggio che utilizzi. Ah, ok, ok. Cioè il lievemente volgare è monetizzato su YouTube. Mm-hmm. Se, ma non solo. Non solo in che senso? No, nel senso che anche per dirti, un caposaldo della comicità generale è sempre stato lo slapstick, cioè botta in testa, cadi per terra, tutti ridono, per dirti queste cose qua. Se succede adesso su YouTube rischi che non puoi monetizzare, anche solamente una botta in testa o un pugno fortuito, rischi che non puoi monetizzare. Questa non la sapevo. A noi ci hanno bloccato un video, se non sbaglio, perché in una scena c'era mia sorella che mi dava un pugno per sbaglio, ha bloccato la monetizzazione. Questo è un po' esagerato, magari. Cioè, là poi andare da caso a caso. Sì, per dirti. Però, ma a te, io ho visto, seguendo il tuo Instagram, che cioè parecchi tuoi finiscono in monetizzazione limitata o non monetizzabile. Sì, ma perché allora tante volte mi ritrovo a parlare di argomenti non monetizzabili, nel senso, cioè io ho la serie del Dread and Breakfast, appunto, che è quella serie del lunedì in cui parlo di notizie, in cui magari ti capita che c'è la notizia strana e YouTube magari te la considera come contenuto non appropriato, anche solo che ne parli. Ma tu già sai che quel contenuto ti finirà... No, okay. Cioè non è casuale, però la palla di cristallo di YouTube, ci stanno certi video che io mi chiedo com'è possibile che siano monetizzati e sono super monetizzati, e ci sono video demonetizzati in una maniera devastante, quando in realtà magari hai parlato solo di cose. Sì. Cioè paradossalmente i video alcolici sono super monetizzati, incredibilmente. E tu, voi l'avete subito questo calo di guadagno con YouTube, con l'apocalisse? Dipende. Perché prima ti vedevo girare in Ferrari, Dread. No, ma si è rotta, solo per quello. Sono dovuto comprare una Golf solo perché mi si è rotta quell'altra. No, ti dico, guarda, su YouTube in realtà, ti dico, la monetizzazione sul mio canale è sempre stata abbastanza normale. Cioè non è mai crollata, cioè è più probabile che magari ti capita il mese che è più alta rispetto a, cioè perché c'è una normalità, è più probabile che vai su rispetto a che vai tanto giù. Invece voi, Piero? No, noi non abbiamo praticamente subito cali, perché comunque siamo sempre stati molto molto puliti per scelta all'inizio, capito? Mm-hmm. Quindi qualche video sì, magari rischi che te lo bloccano, ma quasi mai succede, cioè è successo, ma non inficia particolarmente i tuoi guadagni, tra virgolette, da YouTube. Stavi dicendo qualcosa, Matte? No, in realtà no, era una cosa che mi sono dimenticato, quindi probabilmente non era importante. Okay. No, invece ero curioso di capire dalla tua sensibilità che hai acquisito di questo strumento, di Twitch, cioè cosa vedi, cosa funziona per crescere, cosa... Cioè, ti ho detto, secondo me è quello che funziona un sacco è che la gente ti deve prendere come se è in videochiamata con te.
cioè gli devi dare proprio un senso di amicizia e di, cioè gli devi far sentire partecipi le persone che ti guardano, perché su YouTube e su altri social sono partecipi però non tanto. Qua sono pseudo fondamentali quelli che ti guardano, perché interagiscono molto di più con te, quindi se sei in grado di interagire anche tu tanto con loro, secondo me è una cosa che premia. Poi ovviamente ti premia se trovi il contenuto giusto, e devi essere anche caratterialmente, secondo me, adatto. Perché è difficile. Secondo te qual è il caratterialmente adatto come tipo di... Ma cioè ti deve piacere parlare, nel senso, cioè se non ti piace parlare, è una piattaforma in cui devi parlare per 5 ore, non è adatta, diciamo. Cioè, Facchinetti sarebbe il dio di Twitch. Ma io gliel'ho detto che dovrebbe twitchare, però se non lo pagano in anticipo, fra... Non si non gli va. Quindi... Ragazzi, a me sta morendo il telefono, essendo in giardino. E vi devo abbandonare, mi sa. È stato un super piacere, Matte. Ti ringrazio per aver partecipato a voi. Nostra Talks. Quando ci volete... Un sacco di cose curiose abbiamo scoperto. Vi auguro buona serata, Matte, e buon tutto. Ciao ragazzi. Ciao Matte, ciao. grazie ancora. Ciao. Dovrei riuscire ad uscire anche se da telefono faccio fatica. Aspetta, eccoci. Okay. No, eccomi. Ciao. Ok, vai. C'era se vuoi ti chicco io, che è sempre brutto. Se vuoi ti chicco io. Bruttino. Quindi ecco, secondo me questa cosa qui, io tra l'altro tra 10 minuti ho un'altra live, penso altre 2 ore con il buon Riccardo Zanetti, Riccardino Zanetti, perché ha 19 anni ed è, lo conosci? Sì, lo conosco. Lui è veramente forte con... E lui per esempio sta facendo una barca di soldi con YouTube, cioè ne sta facendo proprio tanti. Ma lui ha giocato bene anche le sue carte, cioè lui, a parte il fatto che è proprio carismatico, cioè è il classico ragazzo pulito che tu guardi. Pulito, cioè... bravo, carino. Sì, io mi sto iniziando a informare perché sono un accumulatore di seriale di idee, nel senso io devo informarmi su tutto, ecco perché anche ti facevo domande su Twitch, perché non riesco a capire il fatto di non capire. Cioè, sempre essere lì, informarmi. E io capirei proprio su un suo video, se non sbaglio, su Amazon FBA. Stavo cercando di informarmi su Amazon FBA, eccetera, eccetera, ho visto tutto quello che avevate voi da dire, eccetera, eccetera, su Amazon FBA, eccetera, eccetera. E ne abbiamo dette. Ci dissociamo. Dette, sì. Mi dissocio. Volevo un po' informarmi su tutto, poi da lì ho iniziato a seguire anche altri suoi video. Presente quando ti trovi alle 3 di notte che non hai niente da fare, ti partono i video e poi ti chiedi ma che cazzo sto guardando, cioè perché sto guardando veramente sta vabbè, ma finché guardi Amazon FBA o il business va bene, quando vedi le piscine sotterranee fatte nel terzo mondo esatto, quello sì. Quindi sì, io l'ho conosciuto, è veramente, veramente in gamba. Poi è giovanissimo, può spaccare veramente tutto. È bravo. Ecco, lui appartiene a quel... Allora, diciamo, io ho rivalutato tanto YouTube, è per questo che credo che YouTube abbia ancora tanto da dare, anche se tanti dicono che è difficile. Parlavo anche con... Deve stare attento però, già. YouTube deve stare attento. Ah, perché YouTube? Perché sta giocando un po' male. No, YouTube sta giocando un po' male, determinate carte le sta giocando un po' male, quindi non ti so spiegare bene. Ma tu dici bene, nel senso di perdere creatori di contenuti? Sì. Beh, ora ne sta perdendo anche tanto, cioè l'emorragia di creatori che l'hanno tradito per Twitch. Sì, ma anche, non solo quello in realtà, cioè io penso che la parte che sei andata su Twitch, ognuno ha le sue motivazioni, però c'è anche tanta gente che è scocciata di YouTube. Vero. Anche Leonardo, ieri stavamo vedendo Leonardo, per esempio, abbiamo parlato. Leonardo in tantissime sue stories ha detto io non riesco a capire perché un canale che ha 1 milione di iscritti adesso io non riesco a fare un tot di visite che in realtà prima facevo. Ci stanno delle cose, cioè c'è quasi come la sensazione, per esempio, che YouTube stia penalizzando un po' i canali vecchi. Ok, sì, i canali un po' più vecchiotti li sta penalizzando, quindi non riusciamo bene a capire neanche noi che ci siamo dentro da 10 anni cosa sta succedendo, ma c'è qualche problema sulla piattaforma, c'è qualche problema secondo me, e non riesco a capire quale.
Io una cosa che ti dico da, diciamo, più da esterno, non da creatore di contenuti, proprio da osservatore della piattaforma, è che, per esempio, questa cosa qui ne sento tanto parlare da chi c'è da tanto tempo su YouTube, mentre chi c'è da poco, appunto, quindi questa cosa che dicevi tu, chi c'è da poco, chi c'è da tanto, invece me ne parla in modo molto entusiasta. Di YouTube, nel senso che riesce a crescere, sto vedendo tanti proprio che stanno crescendo parecchio ultimamente, tanti amici, sì, sì. Tipo il buon Yaki che ha superato il milione proprio quando avevamo fatto il video insieme, piuttosto che Riccardo che sta crescendo alla velocità della luce, e tutto un altro trend invece che sono i divulgatori. Cioè io che in qualche modo mi posso rientrare in questa categoria di divulgazione, certo. Divulgazione economica eccetera, che per quello mi dispiace un po' che ho lasciato YouTube Italia, anche se poi sono rientrato dalla finestra con le talks. Esco da una parte e rientro dall'altra. Però il mio canale, quando era proprio, secondo me, è il momento in cui questi contenuti stanno funzionando molto. Il contenuto che è meno del cazzeggio, cioè meno del video stupido per... e adesso non faccio riferimento ai tuoi contenuti, che invece c'è proprio tutto uno studio dietro, però tu sai che ci stanno tanti contenuti tipo le challenge, mangio il sushi per una settimana e tutte quelle robe lì che sono dei contenuti che a un certo punto ti fanno diventare deficiente, secondo me. Cioè, tu continui a nutrire il tuo cervello con quella roba finché non raggiungi, perché non è che è la comicità, cioè quella d'autore, passami il termine, è proprio la comicità del cazzo, così, che però funziona, perché alla fine siamo esseri umani e quindi quello che funziona hanno il loro funziona. Pubblico hanno il loro pubblico, però ecco, tante di queste cose qui comunque, ma anche in generale la comicità credo che sia una cosa che va di generazione in generazione, se vedi i grandi comici del passato, oggi le nuove generazioni non gli arriva faticano. Proprio il messaggio. E quindi ecco, questa cosa qui la vedo come comunque chi entra oggi pensa oggi a se stesso come una tabula rasa, non ha niente da difendere, non ha neanche una rete neurale di processi e di azioni che ha fatto, un tipo di contenuti che ha fatto, è appunto una nuova tela. Quindi questa cosa qui secondo me è anche tanto perché la sento dire, giustamente come dicevi tu, da chi c'è da tanto con i canali vecchi, però in realtà chi invece riesce a reinventare il tipo di contenuto, assolutamente, è questo assolutamente. Secondo me una chiave di volta. YouTube ha ancora tanto da dare. Poi c'è la cosa stream e YouTube, però sono anche due cose diverse, del tipo le Iene vanno in diretta alle 21:30, se riesco me le guardo in diretta, se tipo Gazza, il buon Gazza ha fatto uno scherzo, io cerco di guardarmelo in diretta, se me lo perdo vado su Mediaset Play e me lo guardo in differita. Quindi non penso che YouTube perderà da questo scontro con Twitch, perché comunque c'è questa cosa di archivio. Twitch è proprio difficile fare un archivio perché non è un motore di ricerca, tu puoi scorrerti video vecchi sul canale, mentre YouTube ha questa funzione che è di Google, quindi nasce proprio come motore di ricerca, i risultati sono inseriti bene su Google, cioè questa è tantissima roba per dire che YouTube è il motore di ricerca dei video, punto. Mentre Twitch è il portale delle dirette, secondo me sostituirà, o comunque ha la possibilità di farlo, vedremo cosa accadrà in futuro, e questo dipenderà pure dagli accordi con le televisioni, perché comunque mi pare che alcune televisioni come la Samsung, non vorrei dire cazzate, però alcune televisioni non hanno l'app di Twitch, ci diceva qualcuno prima in chat. Ecco, da queste cose fa la differenza, come la radio, finché nella macchina ci sta la radio analogica funzionerà, ma se la togli dalla macchina chi cazzo si ascolta la radio? Cioè io non ho manco più una radio da nessuna parte. Quindi questo è una cosa su cui secondo me dovremmo riflettere, su questo tipo di passaggio, cioè capire cosa fare e dove farlo. Ma assolutamente, sono d'accordo con te, anche sulla cosa che hai detto di reinventarsi, cioè alla fine hai detto bene, noi parlo sempre di noi perché vabbè, come gruppo o altro, in 10 anni l'abbiamo sempre fatto, nel senso abbiamo sempre cercato altro, ma è venuta come una cosa spontanea. Sempre per il discorso che noi non dovevamo esserci su YouTube, perché fondamentalmente abbiamo sempre collaborato anche con canali amici. Mentre invece vedo tantissima gente che magari collabora con canali che hanno iscritti di qua, iscritti là, si scambiano iscritti o altro. Noi invece l'abbiamo sempre fatto solo con canali amici.
L'ultima che abbiamo fatto, per esempio, è stata con Nelson di Space Valley o altro, ma solo ed esclusivamente perché Nelson è un nostro amico, da tanto anche. Quindi reinventarsi è veramente la base di questo. Però purtroppo ci stanno canali che non ce la fanno, nel senso anche reinventandosi non arrivano al loro pubblico. E questa è la cosa che non riusciamo a capire di YouTube adesso, capito? Cioè anche se ci sta, io conosco tantissimi ragazzi che stanno su YouTube da tantissimo tempo. E tu ne conosci sicuramente più di me, perché comunque sì. sei vabbè, dentro il giro da 10 anni. Sì, essendoci nato ne ho visti passare sotto i ponti e sopra i ponti, ma tantissimi. E ci stanno tantissimi ragazzi che si reinventano, comunque non hanno mai perso entusiasmo alto, che più o meno stanno iniziando a perdere questo entusiasmo qua, cercano di vedere dove andare o altro, perché non arrivano al loro pubblico. Ma non sappiamo il motivo, cioè non neanche loro riescono a capire il motivo. Cioè chi arriva al loro pubblico, tipo anche mi ci metto come nostro canale, è praticamente miracolato. Non riusciamo a capire il perché. Certo. Sì, comunque non è una, cioè non è una cosa semplice, anche perché parte da qualcosa che già c'è e tante volte è più facile distruggere e ricostruire. Quindi su questo ti capisco. Non è per niente scontato, anzi ne parlavo con Gazza, perché è il suo cavallo di battaglia delle web star, che dice sì, quanto durano? Al tempo mio magari 2 anni, oggi durano 2 mesi. E sì. che cosa stanno facendo? Il nulla. E soprattutto il problema è di chi non riesce proprio a immaginarsi come un prodotto, a immaginare YouTube come un YouTube o quello che sia, anche Twitch, come un canale in cui tu devi portare un prodotto, che sia te stesso il prodotto, come nel caso dello YouTuber, perché lui è il prodotto, o che sia una trasmissione, o che sia, ecco, un prodotto come quello che create voi insieme come gruppo create un prodotto che può andare in televisione, può andare su in DVD in edicola, o può andare su YouTube. Capito che ti voglio dire? Cioè, questo concetto qui. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio, è stato un super piacere, Piero, averti con noi. Grazie a voi. Anche quando non parla con la chat, quindi sta in chat a rispondere ai nostri ragazzi. Digitalmente. Io purtroppo devo scappare perché devo andare in bagno e andare nell'altra diretta che mi sto pisciando sotto. Il bello della diretta, di la verità. Comunque Piero, mi ha fatto un sacco piacere, riorganizzeremo altri. Okay, devo spammare il libro, mi ricordo dalla chat, eccolo qui, il libro Digitalization. Tu l'hai ricevuto, Piero? Io, che ce l'ho lì. Bravo, ottimo. Grande Piero. Noi ci vediamo tanto domani 19:30, sempre qui. Di cosa parliamo fra domani, che non mi ricordo? Domani non abbiamo il buon Delly. Ah, domani parliamo di social media con Delly. Sì, auguri! Sì. tanta roba. Ciao ragazzi, grazie Piero. Ciao ragazzi. Ciao.